Use Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Allora, credo che possiamo iniziare. Benvenuti a tutti. In primo luogo vi volevo comunicare che il rettore magnifico non può presenziare perché c'era un coincidente impegno, credo sorto successivamente, c'è l'inaugurazione dell'anno accademico della Sapienza. E purtroppo non può essere con noi oggi il professor Modugno, che sta poco bene, una brutta bronchite, mi ha ritelefonato poco fa, sta a casa e ci saluta con molto, anche perché aveva preparato un piccolo intervento, cosa che io invece non ho fatto, e quindi come dire, ci manca, insomma, mi manca in particolare. E siamo dobbiamo essere grati al collega Luca Lo Schiavo per questa organizzazione condotta insieme all'Istituto Emilio Betti di un momento di riflessione sulla formazione del giurista. Il tema, direi, non è nuovo, perché alla formazione del giurista sono state dedicate tante riflessioni. Penso a quella amplissima, non so, mi viene in mente quel progetto di lungo periodo che caratterizzò la ricerca di condotta da Picardi e da Giuliani sulla educazione giuridica, che poi si sviluppò in una serie di rivoli particolari. Così come altri interventi nel corso del tempo si sono interrogati sul progressivo mutamento del ruolo del giurista e dunque sulla necessità della sua formazione. Siccome io sono qui in veste di direttore del dipartimento e anche all'interno di questo dipartimento, che può essere un esempio, si è sviluppata di recente, da qui forse la spinta ad una riflessione più ampia che coinvolga una pluralità di studiosi, si è sviluppata di recente una riflessione sui meccanismi di formazione del giurista, che coinvolge naturalmente la stessa struttura degli studi di giurisprudenza, collegata naturalmente ad una crisi strisciante, ma insomma abbastanza evidente, se ne è parlato in varie sedi, della diminuzione della appetibilità, se così possiamo dire, degli studi giuridici, percepiti come in contrapposizione a quello che si riteneva almeno fino a 20-30 anni fa come studi che potessero offrire sbocchi di attività professionali e di lavoro ampi, e invece oggi percepiti come scarsamente diciamo aperti ad uno sbocco professionale. Proprio ieri mattina sentivo alla radio un elenco di una sorta di statistica sugli studi che sembrerebbe che possano, che aprano maggiori possibilità di lavoro, e in prima battuta c'era l'ingegneria informatica. Gli studi giuridici stavano evidentemente nella percezione negli ultimi posti, e questo si riflette nel calo della domanda di iscrizioni a giurisprudenza, che per la verità ha colpito forse meno di altri, fortunatamente, almeno questo nostro dipartimento. Anzi, quest'anno c'è stato un leggero incremento rispetto al numero degli anni precedenti, ma certamente non siamo ai numeri di appena 4-5 anni fa, in cui il numero programmato, cioè 1200 unità all'anno, a questo c'era
eravamo attestati era ampiamente superato almeno nelle domande di partecipazione, e quindi oggi siamo sui circa 900 iscritti, poco più di 900 iscritti, che già costituisce un buon risultato. Il tema della formazione, che naturalmente coinvolge anche gli strumenti che sono nati intorno, penso alla scuola delle professioni legali, al rapporto tra la scuola delle professioni legali e le professioni forensi classiche, all'inserimento che dovrebbe oggi essere completato. Ieri c'è stata la riunione dei direttori dei dipartimenti di giurisprudenza, alla quale io non ho potuto presenziare, ma so che si sarebbe dovuto approvare la convenzione con il Consiglio Nazionale Forense per il tirocinio previsto dalla legge di 6 mesi, cioè lo svolgimento del tirocinio di 6 mesi. Ora, questa non è una misura così da prendere a cuor leggero, significa un collegamento almeno con una realtà che è molto che dovrà essere studiato all'interno delle singole strutture universitarie. Poiché la prima relazione è proprio dedicata, alla quale chiamerò adesso la collega professoressa Pasciuta, è dedicata proprio alle ragioni di un convegno, io non mi soffermo ulteriormente sulle ragioni di un convegno per non invadere il campo, e soprattutto perché sarà una relazione ben più profonda delle mie superficialissime riflessioni. E quindi vi ringrazio ancora della presenza e do la parola alla collega Beatrice Pasciuta per la prima relazione. Grazie. Grazie. Grazie innanzitutto, mi associo ai ringraziamenti al collega amico Luca Lo Schiavo, anima infaticabile, organizzatore eccezionale di tutte le iniziative del Betti. È un onore per me aprire questo incontro, anche se devo smentire subito il collega Sergius, perché non sarà una relazione profonda, saranno soltanto 2 parole di introduzione, perché poi le domande che abbiamo posto certamente altri meglio di me sapranno rispondere. La formazione del giurista, cioè il titolo che abbiamo scelto per questo convegno, non è originale, neanche il tema in fondo lo è. Direi che le riflessioni sulla formazione del giurista, in questa tensione continua fra aspetti teorici ed esigenze della pratica, fra modelli, profili dai quali attingere, il modello tedesco, il modello francese, il modello anglosassone, tanto per esemplificare quelli più noti, sembrano davvero un luogo comune, una sorta di lamentazione continua e rassegnata, e sempre però accompagnata da moti d'orgoglio e di autocelebrazione, alla quale i giuristi, o almeno coloro fra i giuristi che si occupano di riflettere sull'esistenza stessa della categoria, sembrano essersi votati. Da storica del diritto, da storica quale sono, avevo pensato di aprire questo nostro incontro con una disamina dei principali convegni o volumi che si sono occupati della questione, ma ho desistito, anche perché semplicemente un mero elenco di questi convegni sarebbe stato eccessivamente lungo, probabilmente lo farò quando pubblicheremo gli atti. Diamo qui comunque qualche breve coordinata, almeno per gli anni a noi più vicini, perché la storia del pensiero giuridico è anche storia della riflessione del giurista su se stesso, no? E quindi, volendo risalire indietro nel tempo, potremmo per esempio arrivare a Giustiniano e alla riforma gli studi di diritto del 533, però vi rassicuro, perché non lo faremo, non voglio fare questo. E invece vorrei fare riferimento come punto di partenza a un'esperienza appunto appena ricordata, cioè quella di Alessandro Giuliani e Nicola Picardi con il progetto sull'educazione giuridica. Si trattava di un progetto finanziato dal CNR a partire dal 1972 e che si è articolato per circa un ventennio, quindi una produzione molto corposa.
riposa. I primi due volumi di quel progetto, pubblicati nel 75 e nel 79, erano dedicati alla prima formazione del giurista, cioè l'università. Il primo volume si intitolava Modelli di università e progetti di riforma, e il secondo, l'insegnamento del diritto in prospettiva diacronica e in prospettiva sincronica, si intitolava Profili storici e comparativi ed è stato riedito nel 2008 a cura dello stesso Picardi e Roberto Martino con il titolo ben più suggestivo di L'educazione giuridica da Giustiniano a Mao. Quindi ogni tanto appunto perdiamo, ci smarriamo diciamo nello spazio-tempo. L'altra grande impresa dedicata al tema della formazione, quella curata da Cerullirelli e Rosselli con l'Osservatorio sulla formazione giuridica. Sono stati prodotti 13 volumi in un tempo abbastanza breve, 2005-2007. Il materiale è tanto ed è noto, certamente. Ciò che accomuna queste iniziative e le molte altre di cui non sto parlando, sono tutte ovviamente tra loro diversissime, è comunque lo sguardo rivolto all'interno. I giuristi guardano se stessi e riflettono su se stessi. E ancora, la riflessione mi sembra sia caratterizzata da una tendenza alla teoria, alla speculazione, vorrei dire, sulle grandi idee, sui fondamenti etici della figura del giurista. Ed è un dialogo che sempre più sembra essere autoreferenziale. La società nel frattempo sta andando avanti. Avanti nel senso che si muove, che cammina. Ovviamente avanti non è necessariamente un sinonimo di progresso e di miglioramento, ma tant'è. Il cambiamento di paradigma credo che ormai sia evidente e che colpisca appunto una figura quale quella del giurista, che apparentemente è inossidabile, è assolutamente immutabile. L'impressione che si ha è che oggi questa figura, almeno con questa denominazione giurista, stenti a trovare una collocazione, anzi forse persino una definizione esaustiva che ci convince. Nella dialettica irrisolta fra saperi di base e saperi professionalizzanti, fra teoria e tecnica, fra sapere e saper fare, la formazione del giurista viene condizionata da fattori esterni, segue per così dire il mercato, tende a privilegiare il mondo del lavoro e delle professioni, mantenendo tuttavia ben saldo, almeno nel proponimento teorico, il legame con alcuni dei caposaldi della tradizionale formazione teorica. Il risultato non convince fino in fondo. In un saggio del 2004 Natalino Irti, un saggio famosissimo, considerava il suo tempo, gli anni, i primi anni 2000, come un'epoca di transizione fra il non più e il non ancora. E in questa epoca di transizione il giurista si muoveva male, privato delle sue certezze, dei dogmi dell'unità del diritto, della sovranità dello Stato, nella tensione continua e mai risolta fra la formazione universitaria secondo il modello tedesco e quella professionale secondo il modello francese. Il saggio di Irti, scritto come contributo appunto ad un convegno che aveva lo stesso titolo del nostro, la formazione del giurista, quindi il tema appunto ricorre continuamente, era caratterizzato da un tono alquanto sconfortato. Dice Irti: la figura unitaria del giurista è tramontata, la scienza si ritira dagli antichi luoghi, questo declino non è imputabile a nessuno, i ministri riformatori sono attraversati e portati dalla logica del nostro tempo, nessuno può essere ritenuto colpevole o responsabile. Pochi anni dopo, Picardi, nella prefazione alla seconda edizione dell'Educazione giuridica, quella sui modelli di università e progetti di riforma, ribadiva il concetto, richiamando i giuristi ad assumersi la loro responsabilità nel determinare l'andamento dei progetti di riforma degli studi giuridici. Dice Picardi: il nuovo ordinamento didattico è ancora tutto da inventare, con il contributo non solo del legislatore, ma anche e soprattutto dei docenti, dei discenti e dei destinatari, uffici e professioni. Un eventuale insuccesso sarebbe pertanto imputabile non soltanto al legislatore e o ministro competente, ma in larga misura a tutti noi.
Entrambi chiamavano in causa quindi la partecipazione del mondo accademico, lo invitavano a riallacciare un dialogo stretto con le istituzioni e con la politica. Non sembra che le cose siano andate nel senso auspicato da Irti o da Picardi, anzi direi che nell'ultimo decennio è aumentata la sensazione di una crescente disaffezione della società nei confronti del mondo del diritto e soprattutto dei giuristi. La realtà con la quale ci confrontiamo ci pone davanti a campanelli d'allarme che non vogliamo e non possiamo ignorare. Ecco le ragioni di questo convegno. Innanzitutto, lo ricordava un attimo fa il professore Serges, il calo drastico degli iscritti, che più o meno marcatamente si configura come un dato nazionale. Potrei fare vari numeri: 35% in meno negli ultimi 4 anni, il dato medio nazionale pare, ma non mi soffermo perché abbiamo Antonio Banfi, il nostro super specialista dei numeri. E ancora, l'altro elemento, l'altro campanello d'allarme che si ascolta è il continuo rincorrersi di riforme dei corsi di laurea in giurisprudenza, riforme sempre decise dalla sede governativa, a volte attuate, a volte solo paventate, ma in ogni caso con una interlocuzione che non ammette deroghe, modalità questa alla quale si è provato a reagire in vari modi. Penso per esempio alla costituzione della CASAG, della Conferenza delle Associazioni Scientifiche e Giuridica, costituita nel 2014, dice Claudia Storti nell'intervento di apertura del penultimo convegno della Società di Storia del Diritto, per far sentire alla politica e alla burocrazia le esigenze e il punto di vista della ricerca scientifica. E anche su questo non dico niente di più, perché abbiamo Antonio Padoaschioppa, che appunto ha di recente dato alle stampe un suo volume su Riformare il giurista, e quindi domani sentiremo da lui, o oggi, le sue riflessioni. Per fare il giurista, cioè per accedere al mondo delle professioni, sembra che la strada sia soltanto una e immutabile, una specie di codice genetico, modificando il quale si avrebbe un'orrenda nuova specie, quasi un mostro degno dei peggiori romanzi di fantascienza. Ed ecco la sfida del nostro incontro: riflettere su eventuali possibili modifiche per rispondere, o anche perché no, per anticipare le domande di una società che ha avuto talmente tante trasformazioni da essere diventata un oggetto sconosciuto e totalmente distante da quello che immaginiamo debba essere il terreno di incidenza dei giuristi che vogliamo formare o dei quali crediamo di aver bisogno. In altre parole, se probabilmente, ma non sono neanche sicura di questo, il percorso tradizionale forma il giurista destinato alle professioni tradizionali, e dunque quel percorso può essere al più aggiustato in qualche sua parte, ma non richiede particolari sforzi di revisione, occorre invece individuare nuovi percorsi e nuovi sbocchi professionali per una figura di giurista, ossia di conoscitore di regole e vocabolari del diritto, che vada a posizionarsi in ambiti della società che oggi lo vedono del tutto escluso. Il mio riferimento è, guardando un po' indietro nel tempo, all'operazione accademico-scientifica compiuta negli anni 70 del secolo scorso da Beniamino Andreatta con la creazione dell'ingegneria gestionale. Sappiamo bene che questa figura professionale è stata pensata per rispondere ad esigenze precise, quelle della società industriale, attraverso l'incontro di saperi specifici dell'area economica e dei saperi specifici dell'area di ingegneria. Il risultato che si è consolidato nel corso degli anni è noto a tutti noi e consiste proprio appunto nella creazione di una figura professionale nuova che si colloca accanto a quelle tradizionali dell'ambito dell'ingegneria. Quindi non era un maquillage, un ritocco, era qualcosa di realmente innovativo. Il nuovo ingegnere gestionale manteneva qualcosa del profilo di partenza, ma si spogliava di alcuni elementi, pur essi ritenuti essenziali nella tradizionale professione dell'ingegnere, per acquisirne altri provenienti, in quel caso, dall'ambito dell'economia. Il dato essenziale in questa operazione, quello che mi pare necessario sottolineare, era il perdurante contatto con il mondo delle professioni legate alla formazione universitaria di ingegnere. Pur essendo l'ingegnere
ingegnere gestionale, altro dal tradizionale ingegnere civile, tuttavia non era preclusa a quei nuovi dottori la possibilità, per esempio, di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione. Questo esempio mi sembra paradigmatico di come ambiti del sapere, in questo caso ingegneria ed economia, abbiano saputo rinnovarsi e andare ad occupare spazi nuovi creati da nuove contingenze sociali, in questo caso dalle contingenze sociali della società industrializzata post bellica. Dunque non si può dire la stessa cosa per l'ambito del sapere e del saper fare giuridico. Chi è il giurista oggi? Qual è il suo ruolo nella formazione dei processi decisionali, nella gestione delle dinamiche politiche e delle dinamiche sociali? Quali risposte è in grado di dare rispetto a temi quali inclusione, tutela, estensione dei diritti fondamentali? E ancora, le trasformazioni nella formazione e nel posizionamento professionale vanno decise dal mercato o c'è ancora spazio per recuperare uno specifico della cultura giuridica che la renda di nuovo fondamentale nella risoluzione dei problemi della società? Certamente non pretendiamo, io non pretendo, ma penso che non sia neanche anche la pretesa del convegno, rispondere a tutte queste domande. La questione che intendiamo affrontare ex professo qui è propedeutica a tutte queste domande ed è per noi estremamente urgente e riguarda il coinvolgimento diretto dei giuristi nel guidare da protagonisti i processi di formazione, di trasformazione del giurista in seno alla nostra società. Il convegno quindi ha un duplice obiettivo: da una parte fare il punto della situazione e dall'altra formulare proposte concrete di intervento in una interlocuzione concreta fra le anime della scienza giuridica, delle professioni e degli interlocutori istituzionali che qui sono riuniti. Io mi fermo qui, vi ringrazio e auguro a tutti noi buon lavoro. Bene, grazie alla collega Pasciuta per questa che invece è stata una relazione di apertura con tutta una serie di sollecitazioni e di richiami che mi sembrano di grande interesse per lo svolgimento dei nostri lavori. E a questo punto io do la parola al collega Antonio Banfi, pregando Beatrice Pasciuta di soffermarsi alla presidenza perché io devo un attimo correre su in direzione. Buon proseguimento. Grazie molte. Per me è stato assegnato un titolo un po' così, un po' frufru, no? Qualcosa di romantico, fine di un amore, ma in realtà quello che adesso dirò è piuttosto arido. Insomma, io ho pensato fosse utile partire dai dati e cercare anche una ragione. L'operazione è molto complessa, ma insomma cercare qualche ragione di questi dati che sono molto brutti. Solo nella parte finale dirò qualche mia considerazione su come ritengo ci si possa muovere in questo contesto. Allora, Beatrice ha già messo molta carne al fuoco, insomma si parla di crisi degli studi giuridici da molto tempo e lei ha già toccato alcuni punti, no, che attengono, diciamo, a una crisi epistemica o epistemologica, insomma una crisi disciplinare dello studio giuridico. Io su questo non entro, quello su cui entro è la questione dell'attrattività dei corsi di laurea, cioè su quanto il sapere giuridico viene trasmesso, perché poi è quanto la società desidera che gli venga trasmesso. Lascio in sospeso la domanda se i due fenomeni, cioè la crisi, diciamo, strutturale delle discipline giuridiche, abbia anche qualcosa a che fare con la riduzione, come dire, il minore appeal, passatemi la parola, degli studi giuridici, un qualcosa che ha adombrato anche nei documenti preparatori di questo convegno. Magari su questo punto torno
torno alla fine. Comunque, appunto, sul secondo punto io ho tentato un approccio basato sui dati, dati che, come vi dirò, non è peraltro facilissimo recuperare in forma, come dire, sufficientemente affidabile. Allora, a partire dal 2003, poi vedremo graficamente il fenomeno, le immatricolazioni calano in una maniera molto significativa su tutto il territorio nazionale. Naturalmente vorrei che fosse tenuto presente che il problema è più grave di come appaia, perché le immatricolazioni dovrebbero non solo non calare, ma crescere per dare, come dire, la possibilità di raggiungere i famosi obiettivi posti dall'Unione Europea. Noi siamo molto indietro come numero dei laureati, come vedremo tra poco, sia nel contesto OCSE che nel contesto dell'UE. Ora, io identifico, chiaramente questi sono fenomeni molto complessi, quindi, come dire, mi scuso in anticipo se li approccio, diciamo così, con strumenti non sufficientemente in questo contesto delicati, però direi che sono tre le principali cause. Sto parlando della generalità delle immatricolazioni all'università, non solo di quelle giuridiche. Cioè la crisi economico-finanziaria, che in realtà si alterna a partire dal 2001-2002 fino ai giorni nostri, con poi dei picchi naturalmente in alcuni momenti specifici. C'è una questione di una narrativa diffusa rispetto alla utilità o inutilità della formazione terziaria ed avanzata, che oramai è diventato, come dire, un refrain costante e che sicuramente ha degli effetti sulle famiglie. E poi c'è il problema della contribuzione studentesca. La ricomposizione del fondo di finanziamento ordinario, per meglio dire il taglio del fondo di finanziamento ordinario, ha necessariamente causato l'incremento del prelievo sugli studenti non molti sanno, ma è bene che si sappia che l'Italia è il terzo paese dell'Unione Europea quanto, come dire, a prelievo studentesco, dopo Inghilterra, finché ancora è parte dell'UE, Olanda segue l'Italia. E chiaramente questo costituisce un disincentivo per le immatricolazioni. Parlo sempre di un quadro di contesto generale, perché rappresentano dei costi oramai non del tutto indifferenti, specialmente in una situazione di crisi economica. Questo è l'andamento degli immatricolati totali per anno, di tutti gli immatricolati, di tutto il sistema universitario italiano, dal 2003 al 2015. Ora io ho modificato la scala, che non parte da zero, come vedete, per rendere più evidente il calo, perché sennò graficamente non si vedrebbe bene, però il calo è molto importante. Si passa da 338.000 iscritti di picco nel 2003 a 270 e poco più mila nei momenti più bassi intorno al 2014, quindi un calo secco del 20% in questo periodo, che è un calo indubbiamente molto significativo e io direi anche drammatico. Ecco, questo è lo scenario all'interno del quale dobbiamo inserire l'andamento delle nostre discipline. Scusate, le ragioni, si diceva, ovviamente l'economia del paese non va bene, la linea più chiara mostra l'andamento del PIL normalizzato, ovviamente, e come potete vedere, mentre ha dei picchi al ribasso anche molto significativi, -6-7%, quando raggiunge il massimo, parlo sempre della linea azzurra, che è quella che rappresenta l'Italia, scusate, la linea grigia che rappresenta l'Italia, non supera mai il 2%, quindi non è neanche in grado di recuperare quanto ha perso nelle fasi discendenti. Lo stesso vale per la questione dei consumi. Perché andare a guardare i consumi delle famiglie? Perché l'investimento, come dire, nell'istruzione dei figli rientra in un certo modo all'interno delle spese fatte dalle famiglie. Anche qui si vede una stabilizzazione, intorno alla linea del 2% come soglia massima, e un picco addirittura oltre il -4% nel 2011. E anche questo è un segnale allarmante.
Ecco, come vi dicevo prima, c'è anche la questione della contribuzione studentesca. Io qui non ho messo il, come dire, la comparazione del prelievo studentesco su base UE e OCSE, ma questo è, diciamo, un grafico che riporta i movimenti, cioè chi cresce di più, e l'Italia in effetti è quarta per aumento delle tasse universitarie secondo il rapporto OCSE 2013 e il solito Education at a Glance. Quindi questo il quadro sotto il profilo economico. Poi, come molti di voi sanno, si è diffusa oramai questa narrativa di cui qui ho fatto un piccolo collage, diciamo così, che mi pare eloquente, secondo la quale studiare fa male. Peraltro è una narrativa che in realtà è antichissima, qui purtroppo non c'è il professor Mauro Moretti, che è storico dell'università, avrebbe potuto dirci a quando esattamente risale, e forse anche le ragioni di questo tipo di argomentazioni. Ma ecco, meno si studia più si lavora, insomma, questo è un po' il tono. Volendo fare adesso, anche nel contesto accademico, mi perdonerete, un riferimento alla mia università, per Bergamo sono stati affissi per un certo periodo di tempo dei manifesti di un ente collegato a Confindustria, ad Assolombarda, che rappresentavano due signori. Uno era un fusto con un belloccio, insomma, e sopra c'era scritto: Paolo non ha studiato, ha un buon reddito e vive con la sua donna. Lasciamo perdere il tono, come dire, veramente rozzo. E di fianco c'era un signore in giacca, però insomma con le spalline troppo larghe, un po' gobbo, l'aria tutta smu, tipo: Giorgio studia, vive con i suoi genitori e non guadagna. E questo era, come dire, il messaggio, no, che passa è di questo tipo qui. E purtroppo bisogna tenere conto del fatto che, come dire, c'è una spinta mediatica, diciamo, contro quelli che pure dovrebbero essere degli obiettivi riconosciuti anche dall'Unione Europea. Il risultato, si sa, è che la percentuale dei laureati in Italia è la più bassa. Questo è Education at a Glance 2015, la percentuale dei laureati ci vede ultimi, superati dal Messico e dalla Turchia, quindi stiamo progressivamente scendendo. Fino a qualche anno fa Messico e Turchia erano dietro di noi, ma adesso ci hanno ampiamente superato. Fatto questa premessa, che ha solo lo scopo di dare un minimo di inquadramento, perché magari non tutti hanno presente la situazione nel suo complesso, vengo alla questione degli studi giuridici. Allora, come è ben noto, noi abbiamo delle lauree triennali che dovrebbero essere delle lauree professionalizzanti, prive attualmente o sostanzialmente prive di sbocchi successivi. Poi abbiamo la famosa laurea magistrale a ciclo unico, che è il prerequisito per l'accesso alle professioni tradizionali, insomma le professioni forensi. Ora, analizzare i dati relativi alle due tipologie di laurea non è facile. Allora, perché l'Istat, non so per quale ragione, ma ha un range di dati molto ristretto, peraltro fa un sacco di errori se si cerca di estrarli, quindi non mi sono accorto che non sono affidabili. L'ufficio statistico MIUR ha improvvidamente fatto sparire quasi tutti i dati dalla sua pagina, per cui ci sono solo le tabelle Excel grezze degli ultimi 3 anni. Il risultato è che l'unico strumento utilizzabile, per fortuna, che c'è, è l'anagrafe nazionale studenti, anch'essa connessa al sito del Ministero. Un unico caveat: l'anagrafe nazionale studenti, per motivi a me ignoti, non fornisce i dati per la classe 22S, cioè quella che fu la specialistica, il 2, che seguiva il 3 originario, quando c'era ancora il 3 più 2, diciamo, berlingueriano. Però penso che si tratti di numeri relativamente piccoli, possiamo tranquillamente trascurarli. Solo qualche osservazione di metodo: nei grafici che seguono, io quando scrivo IUS indica tutto la somma dei corsi di laurea giuridici, mentre LMG indica la magistrale a ciclo unico e TR le triennali. Con le triennali sono in realtà la somma
di scienze dei servizi giuridici, scienze giuridiche e a partire dal 2008 scienze dei servizi giuridici classe L14, quindi si sono succedute tre triennali che però sono le due più vecchie sono confluite nella L14 a un certo punto, che è rimasta l'unica a regime, e mi è parso opportuno sommarle soprattutto in un certo range di anni nei quali le triennali vecchie non erano più collegate a un 2, quindi si erano già svuotate a favore della magistrale. Ora, ecco qui, vedete l'andamento delle triennali, che addirittura scienze giuridiche nel 2003 aveva 34.000 iscritti, ma non appena inizia a entrare a regime la magistrale, a ciclo unico, vedete che si svuota a 2.800 iscritti. Quindi si riportano su dei livelli, come dire, più comprensibili. Allora, questo è l'esito immatricolati totale Italia rispetto ai corsi di diritto. Allora, io ho esaminato solo la fascia temporale dal 2007, entrata a regime della magistrale, al 2015-16. Allora, se in quel periodo, allora, se complessivamente tutti gli immatricolati d'Italia dal 2003 perdono il 17, nel periodo considerato, cioè dal 2006 al 15-16, perdono il 10 circa. La somma di IUS perde 39,5, che è una riduzione, diciamo, estremamente consistente. Questo è l'andazzo comparato della magistrale e delle triennali, sempre degli stessi periodi. La magistrale, come vedete, tende proprio ad andare giù, perde il 37% nel periodo considerato. Le triennali, e qui forse bisognerebbe porsi delle domande sull'esigenza, come dire, di mettere mano anche alle triennali, perdono addirittura il 51%, sono dunque cifre estremamente rilevanti. Andiamo ancora a cercare di analizzare il perché, al di là dei fenomeni sociali, ma alcune, diciamo, ragioni, come dire, meccaniche che hanno determinato questa perdita. Se vediamo la scomposizione degli immatricolati 19enni per circoscrizione, cioè centro, nord, sud e isole, il caso, scusate ma sono tossicoloso, il calo più marcato sta nel centro, nel sud e nelle isole, cioè a dire le zone che tradizionalmente fornivano, rappresentavano un bacino per gli studi giuridici di particolare rilievo. Non solo centro, sud e isole per lunga tradizione erano il bacino degli immatricolati. Cioè gli immatricolati universitari in Italia erano fino a molti anni fa per la maggioranza al centro e al sud. L'inversione si produce solo negli ultimissimi anni, ma il depauperamento di immatricolati del sud è sicuramente un danno specialmente forte per le scienze umane e sociali, incluse quella giuridica. Se guardate questa tabella, che proviene da un libro al quale ho collaborato, quindi l'ho rubata senza troppi scrupoli, vedete che la variazione dell'area sociale che ci ricomprende al nord del 20%, al centro è del 35% in negativo, il sud e isole è 38,5%. Quindi il fatto che la crisi e la rinuncia agli studi universitari si sia concentrata al sud è sicuramente uno dei fattori determinanti per il danno, come dire, arrecato alle nostre discipline. Ora, qualche considerazione però sulle triennali. Allora, noi in realtà, a seguito di un processo di riforma che ha introdotto la laurea a ciclo unico e ha lasciato sopravvivere le triennali senza prevedere uno sbocco apposito per questo tipo di corsi, e sono, diciamocelo francamente, tra noi normalmente considerate di serie B. Penso che sia gli studenti le considerino un po' di serie B,
che siano, infatti, attraggano studenti magari meno determinati o che vogliono impegnare meno tempo nell'università, e gli stessi docenti, quando ci devono insegnare, spesso non sono particolarmente contenti. Ora, questo già non è un buon punto di partenza, perché un'università che si caratterizza, come dire, come un'università secondaria, diciamo, non parte, secondo me, con il piede giusto. Inoltre, dovevano essere delle lauree professionalizzanti, però la mia esperienza, su questo non posso darvi dei dati, avrei avuto bisogno di molto più tempo, la mia esperienza è che la capacità professionalizzante di questi corsi di laurea è in realtà molto scarsa. Tra l'altro, non solo c'è bisogno di tirocini e così via, di un legame molto forte con il contesto imprenditoriale del territorio, eccetera, eccetera, ma per avere un qualche senso hanno bisogno di un'offerta di master di primo livello. Inoltre, e questo è un problema strutturale, le triennali spesso sono delle gemmazioni delle magistrali. Questo significa che in un contesto di riduzione del personale universitario, che come sappiamo tutti è stato massiccio negli ultimi anni, è ormai sempre più difficile trovare, avere le forze, come dire, le risorse umane, passatemi il termine, per coprire interamente sia la magistrale che le triennali senza ricorrere a mutuazioni. Anche questo è un grave problema, perché le mutuazioni altro non vogliono dire se non che se io faccio un corso di 9 crediti di istituzioni di diritto romano, quelli della triennale ne portano 6 e quindi non studieranno i diritti reali e le successioni. Ma che senso ha? Cioè, posso immaginare a privato, non so, salteranno qualcosa a scelta del docente, ma allora, però, questa è una formazione monca, non è una formazione, diciamo, più professionalizzante e meno quindi strutturata, è mutila, e quindi su questa cosa bisognerebbe riflettere attentamente. Infine, per la nostra triennale mancano gli sbocchi successivi, cioè le lauree specialistiche sono pochissime alle quali possono accedere i triennalisti, ce n'è, ma sono molto poche, e il famoso sistema delle passerelle, come fu chiamato all'epoca quando si discusse di questa della magistrale a ciclo unico, cioè del transito di chi cambia idea dal triennio al quinquennio, è un meccanismo macchinoso che spesso costringe gli studenti a recuperi di crediti e a perdita di crediti, cioè a perdere nel mio Ateneo, prima della riforma dell'ordinamento della magistrale, perdevano 25 crediti tentando il passaggio alla magistrale, il che forse è un po' troppo. Questi sono i dati al Malaurea, agli ultimi, l'indagine 2015, relativi alle triennali. Allora, le nostre triennali giuridiche hanno anche questo grosso problema, durano 6,3 anni. Cioè, sono delle triennali che sono delle sennali. La media nazionale non è coerente con l'idea di triennale, ma sicuramente è un po' più bassa, è 4,6. Io ho il sospetto, anche su questo bisognerebbe trovare delle spiegazioni, ma anche che questo derivi in parte dal sistema delle mutuazioni, cioè che non si moduli per i triennalisti, diciamo così, un insegnamento ad hoc, ma che questi prendano parti, frammenti di insegnamenti invece pensati per altro tipo di studenti. Il tasso di disoccupazione Istat a un anno di questi laureati è del 23,3%, quindi il risultato tutto sommato non è così male, la media nazionale è il 25,3%. Bisogna tenere conto che i dati Alma Laurea suggeriscono che circa il 60% dei triennalisti sono lavoratori in realtà,
E quindi, se si vuole, credo sia anche opportuno mantenere in vita la triennale, bisogna anche tenere presente che la popolazione, o larga parte della popolazione che la caratterizza, è costituita da un certo tipo di studenti che necessitano, come dire, di un certo tipo di strutture di supporto per evitare la dispersione e il prolungamento eccessivo degli studi. Sulla magistrale a ciclo unico sappiamo tutti, lì fa il solito schema che rappresenta la densità di avvocati per nazione europea. Noi siamo sicuramente tra le nazioni che hanno il maggior numero di avvocati per abitante, anche se in realtà non ci distacchiamo molto, direi, dalla Spagna e forse anche dalla Germania. Adesso non vedo, è troppo piccolo il carattere. Comunque sia, è chiaro che l'avvocatura sta affrontando un processo di trasformazione piuttosto radicale, che direi si esprime da un canto con una certa proletarizzazione. Cioè, insomma, l'avvocato non è più quella figura che ci immaginavamo un tempo. Spesso i giovani avvocati fanno molta fatica, non riescono neanche a pagare i contributi della cassa forense e così via. Insomma, il clima è saturo. E d'altro canto, come sapete tutti, si vanno affermando, come dire, i mega studi più o meno internazionalizzati, che hanno strutture e modi di funzionamento ben diversi da quelli che erano propri degli studi legali di un tempo. Oh, ecco, le questioni territoriali. Qui vedete le regioni dove erano maggiormente distribuiti gli avvocati. Questo si riconnette al discorso di prima sul calo proveniente dal sud, perché le prime regioni per avvocati erano Calabria, Puglia, Campania, Lazio. Quindi ancora una volta la saturazione e il crollo delle immatricolazioni in queste regioni è, come dire, uno degli elementi che spiega il malessere sul livello nazionale delle nostre discipline. È chiaro che la magistratura e il notariato non costituiscono un bacino sufficiente, ma non solo, non è neanche facilmente accessibile, almeno per ora. I corsi di laurea, mi sono reso conto, non rispondono a sufficienza a ciò che viene in realtà richiesto da un certo tipo di mondo imprenditoriale. Ora, per carità, noi ci confrontiamo con un territorio, con una struttura di imprese molto particolare, tante piccole e medie imprese alle quali forse potrebbe anche andare bene un buon triennalista che gli dia qualche consiglio, ma l'impresa medio-grande che può iniziare a pensare di internalizzare per esempio un ufficio legale vuole delle persone che parlino l'inglese giuridico a menadita e che abbiano un grado di internazionalizzazione elevato, e molto spesso i nostri corsi di laurea non riescono ad offrire pienamente questo risultato, oppure forse ci siamo mossi un po' tardi nel cercare di costruire questo tipo di percorsi. Insomma, l'internazionalizzazione credo che sia uno dei punti chiave e credo che sia ancora insufficiente. Come dicevo prima, la piccola media impresa tende a non internalizzare ed è chiaro che quindi al massimo si avvarrà di consulenti, magari laureati triennali. Ma detto questo, sono troppi laureati per giurisprudenza. Ora io non ho purtroppo la possibilità sui dati Eurostat di fare una disaggregazione, però in realtà se noi guardiamo diciamo il gruppo scienze sociali, economia, legge, l'Italia presenta un 32.2, che non è molto lontano dal 28.7 della Germania, è battuta ampiamente dalla Francia, 42.6, e la media UE 27 è 34. Quindi adesso è chiaro che io non ho la composizione interna tra scienze sociali, economia e legge, però considerato che da quello che ho visto anche gli insegnamenti e i corsi economici non sono andati bene, gli insegnamenti economici non sono cresciuti, hanno perso molto anche loro, credo che come dire, il ragionamento si possa fare. Cioè non è detto che i laureati siano troppi, probabilmente sono troppi se devono andare
a svolgere un certo tipo di attività, ma ciò che è opportuno è far sì che siano in grado, e sicuramente lo sarebbero se adeguatamente formati, di fare altro tipo di attività diversa da quella tradizionale. Del resto sappiamo tutti che oramai una larga maggioranza dei laureati della magistrale non va a fare le professioni forensi, ma è impiegato in altro tipo di attività. Ora qui pongo solo qualche domanda, lasciando ad altri le risposte, perché non voglio, come dire, invadere il campo altrui. Cioè, la didattica, soprattutto nelle magistrali, è adeguata o è ancora troppo tradizionale? Peraltro in un contesto, mi spiace dirlo, nel quale il grado di alfabetizzazione dello studente medio sta peggiorando in modo visibile, è cosa che certamente non crea magari grandi problemi agli ingegneri, ma a noi li crea enormi, perché insomma il diritto è fatto di parole, e se non si conosce il significato delle parole c'è poco da fare, si commettono errori catastrofici. Inoltre, quanto oramai vengono applicati i processi simulati e le cliniche legali, oramai molti atenei si stanno dando da fare, ma io credo che siano degli strumenti che in effetti possono avere una loro funzione nel migliorare l'attrattività e anche nel migliorare, come dire, la formazione dello studente nel momento in cui si viene a confrontare, diciamo esce dall'aula per entrare per finta o sul serio nell'altra aula, cioè quella del tribunale o come volete. C'è da chiedersi anche se gli strumenti offerti oramai da una tecnologia molto avanzata siano sfruttati. Io vedo nel mio ateneo, noi in realtà non siamo in grado di sfruttare a fondo tutti gli strumenti insegnamento a distanza, per esempio a favore degli studenti lavoratori o di studenti in difficoltà, che magari potrebbero essere, come dire, recuperati in parte attraverso questi strumenti. E più in generale, i nostri atenei sono in grado di sostenere e recuperare studenti che spesso soffrono di una formazione secondaria carente? Ecco, questo è un grosso problema. Mi rendo conto che noi non possiamo diventare i sostituti della scuola media. Però, d'altro canto, il modo in cui si sta configurando, a mio modo di vedere, la formazione degli scolari, diciamo così, renderà a un certo punto necessario, non so, prevedere che gli studenti di primo anno impattino in alfabetizzazione giuridica, perché diversamente non hanno le minime basi lessicali, che diventano assenza di basi concettuali e quindi assenza di ragionamento, e quindi tant'è si spiega poi il ritardo nel conseguimento della laurea. La durata media della laurea magistrale è 6,7 anni, non è possibile raffrontarla con altro perché c'è medicina, ma insomma medicina è tutta un'altra storia. Tenete conto che la laurea è normalmente seguita da altre attività formative, se crediamo ai dati Alma Laurea, che sono sempre da prendere con le pinze perché non sono dati assoluti, sono su un campione, il 93,6% di questi laureati nei 5 anni successivi ha fatto altre attività formative. Ora, dal punto di vista economico, mi abbasso, come dire, al vil denaro. Questa scelta di questa laurea ha un costo enorme, e sicuramente, sempre per stare in termini economici, il return on investment non è più quello di un tempo. Cioè qui noi troviamo delle persone che per quasi 7 anni pagano delle tasse che magari arrivano a 2.000 euro l'anno, quindi pagano un 14.000 euro l'anno, e più scusate, ma e in più devono sostenere ulteriori percorsi formativi, in taluni casi onerosi. Il tasso di disoccupazione a un anno è del 29,8% e il tasso di disoccupazione a 5 anni è il 14,5%. Quindi a 5 anni comunque il dato è piuttosto buono, però il reddito medio a 5 anni sono 1.200 euro lordi. Mentre i laureati triennali a un anno ne prendono 1147. Allora, anche qui
si pone un problema di comparazione, come dire, dei due percorsi. Il percorso sì, è scadente, è vero che si occupano più difficilmente quelli della triennale, però appena si occupano guadagnano quanto? Guadagnano quegli altri disgraziati che hanno fatto 7 anni di media più altro. Quindi anche questo è un punto sul quale secondo me bisognerebbe riflettere. Ora qualche considerazione conclusiva, poi esco dalle slide perché volevo riprendere una cosa da un vostro documento. La mia domanda è se la formazione giuridica sia in grado, senza snaturare le proprie caratteristiche intrinseche, insomma senza diventare un minestrone di come dire, con discipline malassortite, ma se sia in grado di confrontarsi con l'evoluzione del mercato del lavoro. Ci vorrebbe un ragionamento, come dire, molto lungo, sereno anche soprattutto. Io credo che l'ipotesi di mettere mano, questa è la mia personale opinione, in questo contesto alla laurea magistrale non abbia in realtà alcun senso. Cioè che la laurea magistrale debba essere lasciata per quello a cui serve. Insomma, continueranno a calare gli iscritti finché si stabilizzeranno sulla base del fabbisogno che deriva dall'avvocatura, dal notariato, dalla magistratura e così via. Io credo che lì dove bisognerebbe intervenire per rendere, come dire, più moderna, moderno non vuol dire per forza migliore, ma insomma, diciamo, moderna e migliore, l'offerta formativa di area giuridica sia ricostruire un 3 più 2, cioè ritornare all'idea del 3 più 2 che ovviamente però preclude l'accesso alle professioni forensi, ma che serva quindi a formare esperti di diritto, ma che possano avere aperture verso il giurista d'impresa, verso il giurista d'impresa internazionale e così via, con, ove possibile, appunto la costruzione di ordinamenti sufficientemente flessibili tali da garantire anche alle diverse sedi di poter offrire ciascuna un qualcosa di suo, di proprio, di specifico della sede e non di offrire tutte un clone della stessa cosa. Quindi io credo che il ragionamento sul 2, della cosa della quale si parla periodicamente, anche ieri in conferenza dei direttori se ne è parlato, vada ripreso. Io ho praticamente concluso, volevo però aggiungere una cosa. Leggendo uno dei documenti preparatori vostri del convegno, c'è una bella pagina in cui si fa cenno alla riduzione del ruolo dei giuristi, come dire, all'interno della società e dell'attività di policy making, che corrisponde, dice il testo, pare corrispondere a un oggettivo decadimento della classe dirigente. E poi si scrive che c'è un fenomeno in corso di sostituzione dei giuristi nei loro ruoli, nei ruoli che un tempo erano loro propri, con esperti provenienti da altri specifici saperi, in particolare quello economico, finanziario e statistico. Queste culture non giuridiche affrontano ottimamente un certo tipo di problemi, ma non bene invece altri. Allora, premesso che dissento sull'ottimamente, perché secondo me affrontano malissimo un certo tipo di problemi anche loro, però l'osservazione è molto giusta e pertinente. In realtà questo anche è un problema, al di là adesso dei numeri delle matricole, è un problema che sta al fondo della discussione che si dovrebbe svolgere oggi e domani. Cioè non c'è solo il calo delle matricole, non c'è solo la crisi dei parametri disciplinari, ma c'è la perdita di presa sulla società. Oramai il gioco è dire che il diritto è un impiccio. Questo è stato detto, fatto capire in modo evidente anche da esponenti governativi nel periodo più recente. E qui si tratta quindi anche di pensare come far sì che una cultura giuridica, che insomma
esisteva, possa riaffermarsi in qualche modo, riprendere piede, specialmente nelle classi dirigenti, perché diversamente io credo che il paese tutto ne caverà danni molto gravi, su questo mi taccio. Grazie. La chiusura è appunto anche questa da suspense. Passo subito la parola a Tommaso Greco, Università di Pisa, l'orizzonte del giurista tra autonomia ed economia. Dovremmo esserci. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. A Luca Lo Schiavo e a chi gli ha dato una mano come Beatrice, insomma sono onorato e anche emozionato di parlare in questo contesto. Allora cercherò di semplificare al massimo il percorso in realtà articolato che avevo preparato, perché articolato perché la domanda che mi era stata fatta implicava tutta una serie di questioni preliminari, diciamo così, quando si mettono in gioco concetti come autonomia, eteronomia, soprattutto per un filosofo del diritto cominciano un sacco di problemi. Quindi lascio da parte ovviamente tutte le considerazioni preliminari e cerco di enunciare quella che è, se vogliamo chiamarla così pomposamente, la tesi del mio intervento, cercando poi di articolarla un pochettino. La domanda che mi era stata fatta era questa, o meglio, che era alla base dell'intervento che mi è stato chiesto: siamo capaci attualmente di formare un giurista autonomo? Autonomo cioè capace di operare nel diritto e col diritto in maniera critica, non in maniera eterodiretta, appunto, in maniera meccanica. E la mia tesi è questa, è che noi siamo capaci di formare un giurista autonomo se siamo capaci di pensare il sistema giuridico in una maniera adeguata. Direi questo, che l'autonomia e l'eteronomia del giurista sono in relazione inversa rispetto a come pensiamo autonomo e eteronomo il sistema giuridico. Cioè, in altre parole, quanto più autonomizziamo il sistema giuridico, pensiamo al sistema giuridico come qualcosa di completamente autonomo rispetto a ciò che sta intorno al sistema giuridico, quindi quanto più chiudiamo il sistema giuridico e tanto meno il nostro giurista sarà autonomo o avrà bisogno di essere autonomo. Quindi c'è una relazione inversa tra queste due cose, tra il modo in cui pensiamo l'ordinamento giuridico e il modo in cui pensiamo il giurista e quindi anche la formazione del giurista. Questa, diciamo, è la tesi. Volendo partire da un estremo, c'è una cosa raccontata in un romanzo di Giovanni Papini, uno dei protagonisti della vita culturale italiana della prima metà del Novecento. Il romanzo si intitolava Il Libro Nero, e in questo libro c'è l'ipotesi di un tribunale elettronico, di un tribunale che fa uso di macchine che appunto danno le sentenze. Dice Giovanni Papini in questo libro, racconta una scena di un giudizio in un tribunale che si serve appunto di questa macchina pensante, e la scena è la seguente: l'apparecchio gigante è montato sulla parete di fondo nella maggiore aula del tribunale. Giudici, avvocati e cancellieri non siedono ai loro posti, ma nelle prime file del pubblico come semplici spettatori. La macchina non ha bisogno di loro, è più precisa, sicura ed infallibile dei loro piccoli cervelli umani. L'enorme cervello ha come aiutante soltanto un giovane meccanico. E poi c'è la descrizione di come questo meccanico interagisce con la macchina e come la macchina risponde alle diverse sollecitazioni. Ora è chiaro che si tratta di un'estremizzazione, di un'ipotesi estrema, assurda, forse ancora più che impossibile.
però ci dà un'idea molto precisa. Potremmo anche fare una considerazione: la macchina ha comunque bisogno di un giurista che gli dia le informazioni, ha comunque bisogno di un giurista che gli faccia le domande, però lasciamo perdere ora questa non secondaria però considerazione. Questo però è un estremo dell'orizzonte che abbiamo davanti. All'altro estremo c'è la piena e totale autonomia del giurista. Ecco, cosa c'è in mezzo a questi due poli? Vorrei sottolineare, fra l'altro era una delle considerazioni preliminari sulle quali però non mi soffermo troppo, vorrei sottolineare che autonomia e eteronomia non danno vita ad una dicotomia nella quale se c'è l'una non c'è l'altra. Siamo all'interno di una distinzione polare, per così dire, nella quale l'una aumenta e l'altra diminuisce. Ecco, però la macchina di Papini sta ad un estremo. Vediamo cosa ci può essere in mezzo ai due estremi. Partendo dall'ipotesi proprio dell'eteronomia, alla base della domanda che mi è stata fatta e che sta alla base delle mie riflessioni, c'è una valutazione positiva dell'autonomia. Si dà per presupposto che un giurista autonomo sia qualcosa di positivo. Ora, noi sappiamo che quando nella storia del diritto e del pensiero giuridico si è posto il problema di riformare il sistema giuridico, per esempio, l'ideale che si è perseguito in realtà è stato l'opposto, è stato quello dell'eteronomia. Pensiamo al grande progetto giuridico moderno, quello che è passato anche attraverso l'illuminismo giuridico, la codificazione. L'ideale qual era? Quello della certezza, quello della piena conoscibilità del diritto, tutte cose che dovevano lasciare il minor spazio al giurista. Io rileggevo proprio in questi giorni alcune pagine di Muratori, per esempio, il famoso libro sui difetti della giurisprudenza, e ci sono delle cose incredibili che sarebbe anche interessante leggere in questa sede, ma ovviamente non lo farò per ragioni di tempo. Il giurista doveva in questo modello aderire completamente alla lettera della legge, direi aderire fisicamente al diritto. La bouche de la loi di Montesquieu ha questo significato, un'adesione totale del giurista al diritto, perché l'autonomia del giurista, soprattutto dei giuristi, dei dottori, come dicevano loro, era qualcosa che aveva snaturato, che aveva creato solo problemi e complicazioni alla vita del diritto. Quindi massima autonomia del diritto in termini proprio di separazione del diritto dalla religione, dal costume, dalle consuetudini, da tutto ciò che non era considerato diritto, massima autonomia del diritto, minima autonomia del giurista da questo punto di vista. E a questo è legato anche un'altra accezione positiva della eteronomia del giurista, l'idea che quanto più leghiamo il giurista al diritto, e tanto meno il giurista sarà sottoposto a pressioni di altri elementi, per esempio interessi, valori e altre cose che possono turbare il suo giudizio. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, vuol dire questo. Rileggevo a lezione con gli studenti poco tempo fa alcuni passi della sentenza sul caso Serena Cruz, che tutti noi ricorderemo. Gli studenti non sanno di cosa si parla quando si cita questo caso, ma noi ce lo ricordiamo. Bene, i giudici rivendicavano esattamente questo: l'adesione alla legge permetteva di, o quantomeno chiedeva ai giudici di non sentire le pressioni che venivano in quel caso dall'opinione pubblica, per esempio. Quindi in questo caso l'eteronomia del giurista ha un senso, avere un giurista eteronomo, cioè legato, aderente alla legge, vuol dire lasciarlo libero, cioè autonomo da pressioni esterne. Quindi è un bene l'autonomia, sì, ma in certi casi è un bene anche l'eteronomia. Il problema vero, il problema nostro oggi, quando ci poniamo il problema della formazione del giurista, è capire se è ancora possibile l'eteronomia del giurista e l'autonomia del giurista nelle condizioni date. Cioè l'eteronomia di cui parlavo un attimo fa è legata a un certo modello, è legata a determinate condizioni storiche, giuridiche, che non so se sono ancora possibili. Quali erano queste condizioni? Sottolineo soprattutto tre elementi. La prima condizione,
un forte accentramento sociale e istituzionale, no? Che faceva perno sullo Stato, quindi la presenza dello Stato come centro irradiatore della vita economica, politica, sociale, giuridica, prima condizione. Seconda condizione, la chiusura dell'ordinamento giuridico che fa perno sulla legge, quindi una rigida e formale gerarchia delle fonti con la legge al centro. E terza condizione, un'idea ben precisa di diritto come qualcosa di solido, facciamo questo omaggio a Bauman, come qualcosa di solido che viene formato da qualcuno e poi viene consegnato come già bello formato ad altri. C'è una bella immagine che usa Piero Calamandrei in quel discorso sulla fede nel diritto che è stato pubblicato dalla Terza qualche anno fa, era il 1940 quando faceva questo discorso Calamandrei, e Calamandrei dice esattamente questo: il diritto è un qualcosa, un blocco che viene creato, no? C'è una fucina che lo crea e poi quando si raffredda viene consegnato, viene dato in mano ai giudici, agli avvocati, a chi lo deve utilizzare. Quindi c'è anche questa idea del diritto che ha alle spalle che cosa? L'idea di una rigida separazione delle funzioni giuridiche. E quindi l'idea che il giurista è una figura professionale separata dal resto della società che media, a fini meramente applicativi, il rapporto tra chi crea il diritto e coloro che ne sono poi i fruitori, i destinatari, cioè i cittadini. Bene, il problema è capire se queste condizioni sono ancora reali, possibili, e la risposta la sappiamo tutti. Ora qui io dirò delle cose che tutti sappiamo benissimo e quindi sono estremamente banali e scontate. Se noi prendiamo queste tre condizioni, in realtà vediamo che queste tre condizioni non sono più così reali e persistenti, anche se abbiamo in mente, nel modo in cui formiamo i giuristi, in realtà ancora questo modello. Io penso soprattutto, mi trovo tante volte a discutere con colleghi, ma anche con studenti, al modo in cui facciamo gli esami, quando chiediamo agli studenti di imparare i manualoni, che non sono altro che in gran parte una ripetizione dei testi di leggi, di codice, eccetera, e poi magari bocciamo e li facciamo fermare per 4-5 mesi su degli esamoni perché magari non ricordano una nota, un qualcosa che è inserito in una nota relativa all'articolo X. Abbiamo in mente questo modello, abbiamo in mente il modello del giurista che è meccanico applicatore di quel blocco di cui parlava Calamandrei. E la verità è che invece quel modello, le condizioni che stavano alla base di quel modello, non sono più tanto reali e possibili, nessuna mantiene la sua validità. Rapidissimamente, si è già parlato di crisi della sovranità dello Stato, ma al di là della crisi della sovranità, l'arena è quella globale. L'arena nella quale ci troviamo a vivere. Lo Stato non è più l'unico centro di raccolta della vita giuridica e il diritto dello Stato non è più l'unico diritto. Lo Stato è un soggetto tra gli altri, il diritto statuale è un diritto tra gli altri. Lascio perdere altre considerazioni che poi farò fra poco. La seconda condizione, il sistema chiuso delle fonti, anche qua leggiamo continuamente, no? Che c'è il disordine delle fonti, che è in decostruzione il sistema delle fonti, che è vana, sto citando varie cose che sono state scritte a questo proposito, che è vana ogni pretesa di natura sistematica e che quindi questa crisi del sistema formale delle fonti fa rientrare in gioco tutta una serie di cose che erano state stromesse in passato. La giurisprudenza prima di tutto, ovviamente, ma anche la consuetudine sul piano internazionale soprattutto, e addirittura la dottrina. C'è anche un ritorno o forse una nascita di studi sull'influenza che la dottrina ha, no, nell'ambito della giurisprudenza. Quindi il vecchio sistema delle fonti è ormai un ordine irreale, un sistema perduto, anche qui sto citando, e si tratta non di fenomeni patologici, si tratta di fenomeni strutturali con i quali ormai dobbiamo fare i conti. Qui non è nemmeno il caso di fare riferimento invece ai fenomeni che consideriamo patologici ma che forse sono strutturali anch'essi, l'oscurità della legge, no? Tutti quei fenomeni che hanno fatto parlare di legge oscura e che però non sembrano tanto congiunturali, visto che ci riportiamo sempre costantemente.
terza condizione, anch'essa in crisi, l'idea di un diritto come un blocco che può essere fatto da qualcuno nelle officine e poi consegnato in mano a chi lo deve applicare. Il diritto nello Stato costituzionale, me lo insegnate tutti, il diritto nello Stato costituzionale non è più un diritto fatto esclusivamente attraverso regole e regolette che possono funzionare in maniera meccanica, è spesso un diritto per principi e anche le regole devono fare i conti con i principi, e i principi chiedono al giurista, impegnano il giurista in una serie di operazioni che non sono più meramente meccaniche. Allora, se noi guardiamo a queste condizioni, ne ho scelte tre tra molte altre, ma mi sembravano quelle più significative, se guardiamo a queste tre condizioni e all'atteggiamento che viene chiesto al giurista da queste tre condizioni, capiamo che quel modello, il modello nel quale l'eteronomia poteva essere pensata come qualcosa di positivo, non è più realizzabile. Intanto il primo punto, ripercorro un po' le tre condizioni. Sul primo punto la capacità del giurista di muoversi sul piano globale ormai è una richiesta, lo ricordava, no? Parlava dell'internazionalizzazione insufficiente anche Antonio, è una richiesta pressante del sistema, non solo perché bisogna andare a lavorare chissà dove. Io ho appena ricevuto un biglietto di auguri, arrivato un po' in ritardo, da un ragazzo che si è laureato con me qualche anno fa, laureato in filosofia alla scuola normale, perfezionato alla scuola normale in filosofia, ma mentre faceva il perfezionamento si è laureato in giurisprudenza e ora fa l'avvocato a Hong Kong. Quindi questo già vuol dire muoversi sul piano globale, ma per potersi muovere sul piano globale non è solo un problema spaziale, è un problema di spazi mentali. Quindi ci vogliono strumenti conoscitivi adatti, perché il giurista oggi è chiamato a svolgere un ruolo diverso, addirittura anche di produzione del diritto, no? Penso qui basta richiamare le cose che ha scritto Maria Rosaria Ferrarese in questi ultimi anni. C'è anche il problema della comparazione. La comparazione ormai è diventato un esercizio utile e necessario, non solo per tutte le singole discipline giuridiche, ma anche sul piano della produzione del diritto, dell'applicazione del diritto. E la cosa importante che ci permette di sottolineare questo grande ritorno, questo grande successo della comparazione, è che ritorna il senso di unitarietà del diritto. Questo è un qualcosa che invece nella nostra formazione non sempre emerge con chiarezza, il senso di unitarietà e di trasversalità delle questioni giuridiche. Richiamo l'attenzione sul fatto che qui si parla di formazione del giurista, non solo in questo convegno ma anche in quelli precedenti, non dei giuristi che sono l'uno diverso dall'altro. Invece ho l'impressione che attualmente nel nostro modo di formare i futuri giuristi, non solo nei corsi di laurea ma addirittura anche nei dottorati, noi abbiamo i dottorati di scienze giuridiche ma che continuano ad essere dottorati nei quali ognuno forma i suoi allievi, diciamo così, facendogli indossare i paraocchi, e questo è qualcosa che invece dovrebbe essere superato. Sbagliamo a richiamare l'attenzione degli studenti e dei futuri giuristi su singole questioni, solo sulle cose che ci interessano, per così dire. Cioè, noi cerchiamo di sviluppare nei nostri allievi l'attenzione che i psicologi dell'apprendimento chiamano attenzione selettiva, focalizzando l'attenzione solo su un oggetto e non educandoli, non facendogli fare l'esercizio di guardare anche ciò che sta intorno a quell'oggetto. Seconda condizione, vado rapidamente, anche qui crisi del sistema delle fonti, abbiamo detto, anche qui ci sono tante cose nuove alle quali il giurista deve abituarsi e con le quali deve fare continuamente i conti. Rapidamente, la giuridificazione della società e della vita individuale e sociale, nuove materie, la bioetica, l'intercultura e così via, le nuove acquisizioni scientifiche spesso mettono in crisi, non solo portano nuovi contenuti dentro il diritto, ma a volte mettono in crisi le categorie con le quali siamo abituati a ragionare da secoli. Pensate all'impatto delle neuroscienze. Sul piano di categorie appunto tradizionali come quella di imputabilità e così via, per non parlare dei rapporti fra diritto e nuove tecnologie. Terza questione, dicevo, la questione del diritto nello Stato costituzionale, anche qui quale deve essere l'atteggiamento del giurista? Ebbene, non può essere più l'atteggiamento del passato. Oggi
affrontare la questione di che cosa è diritto, non che cosa è il diritto, ma che cosa vale giuridicamente, implica processi interpretativi, implica operazioni interpretative. Considerare una norma valida vuol dire considerarla anche costituzionalmente conforme, quindi compiere un'opera di interpretazione. E quindi c'è questo grande ritorno dell'interpretazione, che non è più qualcosa che preme dall'esterno, no? Uso un'immagine di Paolo Grossi qui, non è più qualcosa che preme dall'esterno, ma è qualcosa che fa parte costitutiva del diritto, anzi che permette di costruire il diritto. L'interpretazione, anche qui non bisogna compiere e perpetuare un errore, non è un insieme di combinati disposti, no? Tanto per dire, per citare un tic linguistico con il quale i giuristi spesso diciamo toccano apici di felicità e che insegniamo ai nostri studenti. L'interpretazione è qualcosa che ha a che fare con la cultura. Come dice Zagrebeschi, cultura però non nel senso piccolo col quale siamo abituati a pensare questa parola, soprattutto quando distinguiamo le materie culturali dalle materie tecniche. Cultura nel senso ampio, come tutto ciò che fa la vita nella quale il diritto agisce e della quale il diritto fa parte. E allora, e chiudo, se non è più possibile quel modello basato sull'eteronomia e quindi l'autonomia è necessaria, bisogna insegnare l'autonomia. L'autonomia non deriva meccanicamente ed automaticamente dalle condizioni che ho cercato di rappresentare. L'autonomia è qualcosa che va coltivata. E se è vero, come diceva Scarpelli in un bellissimo intervento del 68 sulla formazione del giurista, se è vero che il miglior insegnamento è l'esempio, è anche vero che ci sono delle cose che possiamo fare e che vanno fatte, superando anche lo sconforto che viene quando ti trovi a leggere cose scritte su questi argomenti, scritte ormai da decenni, e dici: ma siamo ancora a questo punto? Ci sono una serie di cose che vanno fatte, alcune cose sono state già dette. E direi che tutte queste cose, sulle quali ora non mi soffermo, appunto perché rinvio alle cose già dette che so che verranno dette ancora, con una preoccupazione, direi io, di essere inattuali. Cioè, se noi rincorriamo l'idea che il giurista deve essere un ingranaggio che si adatta perfettamente ad una macchina che abbiamo davanti, noi rischiamo di far diventare presto vecchio quel giurista. Mentre i grandi autori classici che sono stati inattuali sono oggi sempre e costantemente attuali, proprio perché erano inattuali un tempo. Allora, creare un giurista autonomo, critico, vuol dire trasmettergli certamente le abilità, le conoscenze che gli servono per essere un buon tecnico, ma dargli quella visione ampia che gli permette di non essere un piccolo ingranaggio che si adatta ad una macchina che poi fra poco forse non esisterà più. Faccio due considerazioni finali. Una è la seguente: tra le molte cose che ho letto in questo periodo ci sono pagine dei grandi maestri del diritto. Faccio qualche nome a tutti noti: Irti, Rodotà, Grossi, Cassese. Allora, tutti ci dicono una cosa, che la loro fortuna è stata quella di aver avuto una formazione ampia, una formazione che non è stata solo ed esclusivamente centrata sul codice, sulla singola norma, ma una formazione che comprendeva anche i grandi riferimenti culturali, anche esterni alla cultura giuridica, no? Allora, perché se prendiamo sul serio questi maestri, quando li dobbiamo citare per le singole questioni di cui ci occupiamo, non li prendiamo sul serio anche per quello che ci dicono con riguardo alla loro formazione? Forse sono diventati grandi maestri del diritto perché hanno avuto una formazione di un certo tipo. Allora, quello che io dico, e chiudo, è che bisognerebbe prendere sul serio chi, non giurista, studia i vari tipi di intelligenza, chi ci dice che non basta solo l'intelligenza che viene chiamata disciplinare, cioè quella che è attenta solo a determinate questioni e che è fortemente capace, no, di risolvere problemi all'interno di una disciplina. Servono anche altri tipi di intelligenza. Mi riferisco ovviamente agli studi di questo studioso di Howard Gardner, che ha parlato di intelligenze multiple. Ci sono molti tipi di intelligenza che il giurista deve sapere poter mettere in atto.
In particolare quella che ci chiama in causa è l'intelligenza sintetica, la capacità di mettere insieme le varie formazioni che abbiamo perso negli anni. Abbiamo perso, non guadagnato. Io ricordo benissimo, feci parte delle commissioni per avvocato alla Corte d'Appello di Firenze qualche anno fa, proprio nel passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo ordinamento del 3+2, si notava la differenza tra i giuristi che si erano formati con i semestri eccetera e i giuristi che invece avevano studiato nel vecchio ordinamento, che avevano quindi necessità di fare interagire di più le loro conoscenze quando studiavano. Quindi la possibilità di mettere in atto, di sviluppare, di coltivare un'intelligenza sintetica è anche un'intelligenza creativa. Giovanni Pascuzzi ha scritto delle belle pagine sulla creatività del lavoro giuridico. Questa è un'altra delle cose alle quali dobbiamo stare attenti. E chiudo dicendo questo: se è vero allora che il modo in cui pensiamo l'ordinamento giuridico e il modo in cui pensiamo il giurista sono connessi, allora è vero ciò che dicono alcuni, l'ho letto proprio in un libro uscito in questi giorni, che il diritto è ciò che i giuristi pensano che sia. E se il diritto è ciò che i giuristi pensano che sia, l'hanno scritto Rescigno e Patti nell'Origine della sentenza, un libro uscito proprio in questi giorni, se il diritto è ciò che i giuristi pensano che sia e quindi ciò che risulta dalla loro pratica quotidiana, allora oso dire che stare attenti al modo in cui formiamo il giurista vuol dire stare attenti anche al diritto del futuro, quindi il compito è ancora più importante di quello che pensiamo. Vi ringrazio. Grazie Tommaso Greco, passo subito la parola a Maria Rosaria Marella per un'introduzione allo studio del diritto, costruire le competenze di base. Io ringrazio molto gli organizzatori per questo invito, in particolare Beatrice Pasciuta che mi ha voluta qui come relatrice, lo possiamo dire in quanto donna, perché effettivamente questi, quando ci sono i temi seri, sono sempre appannaggio degli uomini in qualche modo, e quindi ringrazio doppiamente allora per questo invito. E il tema è molto molto impegnativo, insomma, da far venire i brividi, dunque è evidente io non sono in grado assolutamente di esaurirlo. Dirò delle cose da civilista e poi spero di poter avere semmai una nella discussione uno scambio con tutti voi. Per affrontare questo tema sono partita da alcuni manuali italiani di istituzioni di diritto privato. E stranamente va detto che non molto spesso questi manuali non contengono, non prevedono introduzioni in cui si chiariscono gli obiettivi formativi, salvo forse le esternazioni di Gazzoni che grondano disprezzo per gli studenti definiti ottusi e di sessismo nei confronti del ceto docente femminile delle superiori, accusato di mammismo e quindi incapace di far superare con il parricidio freudiano appunto l'attaccamento alla madre, dunque la difficoltà a spiccare il volo, a diventare veri maschi. E diverse le note, molto più simpatetiche, le note di Trabucchi sulla problematicità del diritto, però salvo questi due esempi, poi gli autori sono piuttosto laconici. Per esempio Bessone, che dirige un manuale a molte mani, richiama il sistema e la scientificità della trattazione in ossequio alla tradizione più consolidata, mentre invece Trimarchi ad esempio ricollega la sua preferenza per le soluzioni normative efficienti
adiacenti alla giurisprudenza degli interessi. Zatti dichiara di voler fornire non nozioni ma una mentalità di lavoro per studenti sia più giovani che più maturi, cioè quelli che usano il suo manuale per la preparazione dei concorsi post-universitari, mentre Amadio e il qui presente Francesco Macario dichiarano di aver cercato, fra le altre cose, dichiarano di aver cercato la decrittazione se non la demistificazione di alcune formule magiche della dottrina. Poi, al di là delle intenzioni più o meno dichiarate, l'impianto dei manuali tendenzialmente riproduce la tradizionale sistematica e dunque non smentisce il fatto che tradizionalmente appunto le competenze di base sono costruite attraverso la conoscenza e l'impiego delle categorie giuridiche. Ovviamente qui mi riferisco alle categorie civilistiche, categorie che nel diritto moderno, in particolare nel diritto dei codici civili, hanno garantito la mediazione fra diritto come tecnica e come pratica e diritto come scienza. Ora, a questo proposito, quindi a proposito dell'attualità dello strumento delle categorie o comunque di queste nozioni di base come strada maestra per la formazione di base del giurista, sono interessanti due libri usciti recentemente, quasi coevi. Il libro di Nicola Lipari del 2013, Le categorie del diritto civile, e nel 2014 un libro uscito in Francia di Judith Rochefeld, Les grandes notions du droit civil. Ora, perché interessanti questi due libri? Perché ovviamente riferendosi appunto alle categorie, alle grandi nozioni del diritto civile, parlano della loro crisi e o della loro trasformazione. In realtà va detto subito che c'è, essendoci una differenza di generazionale fra Lipari e Rochefeld, anche l'atteggiamento è tendenzialmente diverso, nel senso che Lipari denuncia una vera e propria crisi nella categoria come strumento che ha nel diritto moderno garantito la certezza del diritto e che ora va rivisto proprio perché non è più in grado di garantire quella mediazione fra fatto e scienza giuridica, mentre invece Judith Rochefeld ha una maggiore diciamo anche fiducia nella capacità delle nozioni di rinnovarsi e quindi di essere ancora utili per il giurista. Peraltro Rochefeld fa proprio l'insegnamento di Jan Thomas e quindi fa proprio l'idea della neutralità delle forme giuridiche che sono poi capaci di vestire e di servire obiettivi più diversi e dunque di assumere una pluralità di contenuti. In ogni caso, diciamo, in realtà sappiamo benissimo che la crisi delle categorie è sempre stata denunciata ogni volta che la legal consciousness è mutata, quindi non si tratta certamente di un fenomeno nuovo. Possiamo però oggi registrare uno slittamento da un'idea delle nozioni giuridiche di fondo come fondamenti di una scienza, quindi il passaggio da un paradigma scientista all'idea di nozioni o di categorie come cardini di una lingua che va presa, che va articolata, con tutte la polisemia, quindi le incertezze anche che queste trasformazioni assumono. Per far riferimento semplicemente a qualche esempio che fa Rochefeld, ma tutti noi potremmo arricchire il novero, una prima distinzione che è sempre stata forte e indiscussa, che oggi per esempio tende a venire meno o a comunque a
a scolorare, a abitare una zona grigia è quella fra soggetti e beni. La distinzione fra soggetti e beni oggi in effetti è meno netta di un tempo, perché pensiamo per esempio ai beni che assumono la soggettività giuridica per essere meglio tutelati. Chi studia i beni comuni, ce ne sono tanti esempi, ma anche per esempio la proposta della soggettività degli animali. Gli animali come beni che invece diventano persone, anche qui ai fini di tutela. Poi l'emergere di soggetti collettivi che sono privi di identificazione, le comunità che non sono le associazioni, non sono più appunto delle forme giuridiche definite, e addirittura il riferimento sempre più ricorrente, più importante, a soggettività non ancora esistenti. Le generazioni di diritti, così delle generazioni future. E poi cambiamenti importantissimi riguardano ovviamente la proprietà, di cui si nega un nucleo duro, no? Per esempio si è arrivati ad affermare che neppure lo ius excludendi sarebbe una caratteristica imprescindibile della proprietà, per non parlare per esempio della tecnicità della nozione di proprietà che viene applicata dalle corti europee, dalla Corte di Giustizia, così come dalla Corte di Strasburgo. Primo, secondo, terzo tipo di contratto, l'estensione temporale inedita della responsabilità civile a fronte dei danni, penso per esempio alle scorie nucleari, ad altri tipi di disastri ambientali appunto capaci di produrre danni che non si esauriscono per millenni, sostanzialmente che si ricollegano appunto all'emergere poi di danneggiati, quindi di soggettività di difficile identificazione, l'umanità, le generazioni future e così via. Allora, davanti a questo complicarsi dei fatti, della realtà giuridica, evidentemente qui non basta dar conto solamente del diritto vivente o della casistica, va tenuto presente e emerge in primo piano il punto di vista dell'osservatore, quindi non solamente la storicità dell'osservatore, ma direi proprio la formazione dell'osservatore, i suoi gusti e anche le sue aspirazioni. E in questo senso io direi, proprio da questo punto di vista soggettivistico, va rivisto anche l'appello al diritto vivente e il famoso modello irenico del dialogo fra le corti. In realtà anche questo è qualcosa da rileggere in chiave appunto di punto di vista dell'osservatore. Perché faccio questo riferimento? Perché a mio avviso, ma mi sembra insomma un fatto piuttosto condivisibile, la stessa scelta delle nozioni di base non è qualcosa di dato, ma è effettivamente non è neutra, ma è dovuta appunto al punto di vista dell'osservatore. Farei qui riferimento alle gerarchie che noi troviamo nel diritto, gerarchie fra le categorie nel diritto, in particolare nel diritto privato. Per esempio, io ho studiato e studio diritto di famiglia da molti anni. Quando ho fatto i corsi di diritto privato non ho mai insegnato il diritto di famiglia, ho dedicato una lezione. Perché? Perché si suppone che il diritto di famiglia sia più marginale e sia prevalentemente formativo invece il diritto del mercato, il diritto patrimoniale, cioè le strutture del mercato, la proprietà, il contratto, la responsabilità civile. Beh, insomma, questa è una gerarchizzazione che non è neutra. Se noi pensiamo al non mercato, all'area del non mercato di cui parlano tantissimi giuristi, da Teubner a Rodotà, come lo costruiamo questo non mercato? Ed è giusto perdere di vista quella fabbrica di soggettività che sono la famiglia e i diritti della persona? Sono invece tendenzialmente sempre tenuti fuori, per non parlare poi del fatto che per esempio la famiglia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, essendo diventato una delle componenti che definiscono la circolazione, la libertà di circolazione delle persone, è dunque
comunque pienamente, diciamo, a questo punto nel diritto patrimoniale, però appunto c'è una non neutralità della scelta di ciò che è fondamentale nella preparazione, nella formazione del giurista. Per esempio, appunto, la scelta di porre al centro, per quanto riguarda ancora il diritto privato, il diritto del mercato, sicuramente rispecchia una scelta non neutra. Voglio aggiungere una cosa a questo proposito, già se ne accennava prima. C'è una, il diritto appunto non è attualmente in una, non gode di grande fortuna e fama in questo momento. Se noi l'abbiamo visto tutti noi quando abbiamo fatto, per lo più con insuccesso, abbiamo provato a compilare dei PRIN. Abbiamo visto che il diritto, siccome vengono applicati le ripartizioni IRC, il diritto non è più autonomo. Allora, questo per esempio lo dico perché per esempio la sociologia, in riferimento a materie come la persona, come la famiglia, hanno una rilevanza notevole, sono appunto fabbriche di soggettività e dunque sarebbe opportuno tenerle presenti. Invece di solito la risposta a questo genere di problema, a questa crisi, qual è? La risposta è tendenzialmente quella di proporre il modello professionalizzante, che vuol dire tendenzialmente aumentare il numero delle leggi, delle norme che il giurista deve conoscere, no? Quindi settorializzarsi nella conoscenza di parti di legislazione. Qui dico cose scontate, sono state anche già dette, però evidentemente il modello professionalizzante poi deve rispondere alla domanda quale professione. Il problema è che oggi non solo, come abbiamo già visto, si allarga molto il ventaglio delle prospettive lavorative rispetto alle professioni forensi tradizionali, ma anche aumenta molto la precarietà degli impieghi lavorativi e dunque sarebbe forse più importante avere una preparazione più generale e meno settoriale che una preparazione più specifica. E d'altra parte, quello che abbiamo visto prima, cioè il frammentarsi e il complessificarsi delle categorie giuridiche, cioè la loro difficoltà di tradurre in modo immediato, diciamo, i fatti rilevanti giuridicamente, di classificarli, rende ancor più necessario il filtro sapienziale. E quindi adesso non lo dico perché appunto in quanto esponente della modesta esponente della dottrina, però è evidente che in questa fase è forse invece più importante una preparazione più generale e più ampia, appunto quello che si diceva prima, la possibilità di avere degli orizzonti più ampi, piuttosto che rispondere appunto a questa crisi con un sovrappiù professionalizzazione che invece in qualche modo mortifichi la vocazione intellettuale del diritto per farne pura tecnica. In questo senso ho pochi minuti, vero? 5? In questo senso mi sembra interessante il modello, come risposta invece allora a tutto questo, mi sembra interessante il modello di Sciences Po. Il modello di Sciences Po perché, dell'École du droit di Sciences Po, perché sostanzialmente mette insieme due cose che sembrerebbero completamente divergenti, cioè da una parte la valorizza e porta alle estreme conseguenze il diritto come pratica, nel senso che è molto importante, a Sciences Po sono molto importanti le cliniche legali, e dall'altra però la
L'anima intellettuale del diritto viene anch'essa enfatizzata perché si dà molto spazio anche ad altre discipline al di fuori del diritto, all'economia e alle humanities. Allora queste due componenti sono messe insieme, sono piuttosto importanti, perché appunto da una parte con le cliniche legali si insegna agli studenti gli studenti a contatto con quella che è, mi scuseranno i comparatisti presenti, tanto mi includo fra loro, si mette in evidenza la vera law in action, cioè che non è una riorganizzazione dei modi di classificare il dato giuridico, ricomponendolo magari in nuove formule che poi tendono anch'esse alla formalizzazione, ma è vedere effettivamente la trasversalità, si è detto appena adesso, la trasversalità delle questioni giuridiche, come le questioni giuridiche poi siano multidisciplinari, intendendo in questo senso che hanno poi dentro di sé profili di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto internazionale, di internazionale privato, ed è questo effettivamente la realtà con cui poi il giurista si confronta. E dall'altra mettere gli studenti a confronto con la consapevolezza che il diritto media conflitti, filtra valori, ideologie che tutte le humanities poi contribuiscono a comprendere e analizzare. Quindi questi due elementi mi sembrano molto interessanti. Ora però alla fine di tutto questo adeguato mix di expertise tecnica e sofisticazione intellettuale, a cosa deve servire? Io penso che poi molto banalmente ciò che serve è fare capire, cioè aiutare a comprendere come funziona il diritto. Allora, il diritto, una persona che mi ha molto influenzato nella mia formazione, che è Duncan Kennedy, è un insieme di ground rules, cioè di regole di fondo che amministrano e prima ancora di questo strutturano i rapporti e i conflitti fra gruppi sociali, fra uomini e donne, fra etero e non etero, fra classi sociali, fra attori portatori di opposti interessi. E appunto come accade questo? Cioè in realtà questi conflitti attraverso le norme, il diritto distribuisce potere attraverso le regole giuridiche, sia economico che sociale, e quindi dà un potere di negoziare le proprie posizioni, quindi i conflitti si sviluppano e si dirimono appunto attraverso la negoziazione dei gruppi sociali, fra gruppi sociali all'ombra del diritto. E dunque ciò che è importante è rendere possibile la comprensione appunto di come davvero il diritto funziona. Questo non vuol dire politicizzare i corsi istituzionali di diritto, ma invece appunto introdurre a come il diritto funziona, assumendo la tendenziale neutralità delle sue forme e l'apertura a esiti politici diversi, cioè le forme giuridiche sono effettivamente neutre e possono dar luogo a diverse distribuzioni di potere. Ovviamente qui torna il discorso della soggettività dell'osservatore, perché in effetti, come ci dice Foucault, il sapere non è fatto per comprendere, è fatto per prendere posizione. Il giurista prende posizione di continuo, prende posizione quando nega o afferma l'esistenza di un diritto all'abitazione, nel modo in cui vede la proprietà, nella portata che riconosce al best interest of the child o alla buona fede nel contratto, nel modo in cui si ritiene si debbano qualificare i danni. Allora, quello che dovremmo fare è fornire appunto gli strumenti, gli argomenti per prendere posizione, e io penso che su questo crinale si trovi anche il necessario punto d'incontro fra pratica e teoria, e mi fermo qui. Grazie. Grazie Maria Rosaria, passo subito la parola. C'è un bisogno di un cambio di postazione. E allora, grazie.
È spento. Schermo. E allora do la parola a Federico Bambi. Leggere e scrivere il diritto, quindi siamo proprio all'alfabeto. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a parlare di questo argomento in questo contesto. E se siccome si deve parlare di un linguaggio astruso, quale di solito viene descritto quello del diritto, fatto anche di parole difficili, tanto vale allora iniziare subito con un ossimoro, che parola difficile sì, ma non del diritto, sebbene la retorica. Un ossimoro malizioso all'interno di una frase che vuol rappresentare un monito per i destinatari, che poi erano gli avvocati, e al tempo stesso indicare una caratteristica essenziale della lingua del diritto. Eccolo l'ossimoro: corrompere onestamente. Ed eccola la frase in forma distesa e completa, dove più che l'onesta corruttela ci interessano gli strumenti per ottenerla. La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice. Ora, chi sia l'autore di questa frase si indovina facilmente, perché Piero Calamandrei, nell'elogio dei giudici scritto da un avvocato, quindi un giurista, e un giurista anche di quelli grandi, che non si adagia certo nel constatare quanto la lingua del diritto, in tutti i suoi registri, possa essere verbosa, prolissa, comprensibile solo agli iniziati, neppure sempre, e che non accetta dunque che il giurista faccia bene a occuparsi solo dei contenuti del suo dire, senza preoccuparsi della forma, che ormai è quella che è per una tradizione consolidata e che non si cambia. E invece no, assolutamente no. La chiarezza della forma è espressione e conseguenza della chiarezza del pensiero, e il diritto non può farne a meno. Non è una cosa nuova di Calamandrei, naturalmente, lo avevano sostenuto con forza anche altri, e l'aveva già sostenuto con forza un romanista degli anni 10 del Novecento, e civilista anche, Vittorio Scialoia, poiché, diceva Scialoia, non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può forse appartenere ad altre scienze, ma non al diritto. E dunque invitava Scialoia i giuristi a scrivere libri che fossero, che si potessero intendere. Eppure, per colpa anche dei cultori di diritto, che di solito sono e sono stati poco sensibili a questi ammonimenti, la lingua giuridica appare per lo più e viene mostrata nei suoi aspetti peggiori, forse più diffusi ma non necessari, e per conseguenza viene bollata sempre come giuridichese, legalese, burocratese e con tutti gli altri possibili peggiorativi inese che la lingua italiana conosca. Tant'è che a chi voglia scrivere sulla lingua del diritto, in certi contesti editoriali è addirittura difficile strappare alla redazione un titolo in cui non compaia almeno una di quelle brutte parole inese. Provare per credere. Cominciamo però a questo punto a impostare il discorso e dire che è indubbio che la lingua giuridica abbia caratteristiche peculiari, lessico e sintassi, le quali tuttavia devono essere sempre guidate, condotte su strade che portino fuori da quello stereotipo famoso, quello calviniano dell'antilingua, che a me sta anche parecchio antipatico, quindi lo faccio scorrere molto velocemente sulla diapositiva. Si diceva quali sono i caratteri tipici del lessico del diritto. Partiamo dal lessico. Il lessico giuridico si compone di tecnicismi specifici, ridefinizioni e tecnicismi collaterali. Cosa siano i tecnicismi specifici?
È presto detto. Sono quei vocaboli che hanno uno spiccato e univoco significato tecnico e che sono indispensabili proprio ai fini della chiarezza del discorso giuridico. Insomma, si potrebbe esprimere con una lunga perifrasi il fatto che certi distinti ma connessi rapporti giuridici devono avere una disciplina omogenea e che dunque devono essere trattati in un unico giudizio, ma è preferibile usare l'espressione litisconsorzio necessario, così che i tecnici del diritto capiscono subito, senza incertezze e senza possibilità di equivoci. Lo stesso vale per, come si sa, usucapione, anticresi, transazione e via discorrendo. Discorrendo magari anche attraverso qualche locuzione latina, ormai diventata tecnica, come fus bono iuris, periculum in mora, causa petendi, petitum, della quale ormai la lingua giuridica non può fare a meno. Il non giurista potrà tentare di raccapezzarsi, e di solito ci riuscirà, consultando un buon dizionario o, se più smaliziato, anche un codice, ci sono anche in linea, quindi si fa alla svelta. Ci sono poi delle parole tecniche di origine più recente che possono lasciare per un momento interdetto anche chi ha fatto studi giuridici qualche anno fa e che magari professionalmente si occupa anche di lingua del diritto. E qui si comincia appunto anche a toccare il tema della formazione del giurista, per l'appunto, e dell'alfabetizzazione di cui hanno parlato i relatori precedenti anche. Ma è successo, in effetti, qualche mese addietro, o forse un anno o anche più, per far fronte ad un'urgenza. Uno studente, alle prese con il diritto privato, che non riusciva a capire una certa frase del manuale e quindi non poteva andare avanti nello studio. Una situazione tragica, lo capite. Babbo, che vuol dire oblato? Come, Giovanni? Oblato. Alle volte sarebbe aver fatto studi classici. Giovanni, l'oblato è qualcosa, è qualcuno che è stato offerto, viene dal latino fero, e serve anche aver studiato un po' il Medioevo. Un tempo gli oblati erano persone che entravano in monastero e pur senza spesso pronunciare i voti erano destinati a fare i lavori più umili. Ma, interloquì lo studente, ma che cosa c'entrano questi signori del Medioevo con il diritto privato? Io sto studiando la formazione del contratto. Torna utile anche un po' di esperienziaccia di lessicografo. Ma senti Giovanni, mi leggi per cortesia la frase con cui codesta strana parola compare? Ed ecco che con la lettura del contesto l'arcano si svela. L'oblato, come voi tutti sapete, non è qualcosa o qualcuno che è stato offerto, ma è la persona o la parte a cui è stata fatta un'offerta contrattuale. Giovanni, l'oblato è il destinatario della proposta di concludere un contratto. Finalmente lo studio poteva proseguire il suo. Ma occorreva a quel punto soddisfare la curiosità di chi non aveva mai trovato quella parola né da studente, né da praticante procuratore, poi avvocato, né da storico della lingua giuridica. Con quel significato, infatti, non compare registrata in tutti i dizionari che uno possa avere a portata di mano, non compare nel vocabolario della lingua italiana di Aldo Duro, non compare nel Gradit del compianto da poco De Mauro, non compare nel Devoto Ori, non compare nel Sabatini Coletti, che pure è molto attento al lessico giuridico, però oblato con quel significato, guarda caso, c'è nelle ultime edizioni dello Zingarelli, ma c'è anche nel volume undicesimo dell'81 del grande dizionario della lingua italiana del Battaglia, il più grande dizionario storico, il quale non fornisce esempi d'uso, ma marca quel significato come neologismo. Quindi 35 anni fa, dunque, quell'accezione era sentita come nuova. Ora, 35 anni non sono pochi, ma la novità di allora può forse servire a parziale scusa dell'ignoranza del genitore che non ha saputo prontamente rispondere alla domanda del giovane studente. Qualche indagine con i moderni strumenti della rete mostra poi che oblato, destinatario di una proposta contrattuale, veniva già usato dal Messineo nella terza edizione della dottrina generale del contratto 48, non nell'edizione precedente. E quindi, se questo potrebbe, a dire il vero, aggravare la responsabilità del genitore, allimitata a sua ulteriore discolpa, potrebbe andare il risultato di una ricerca in una ricca banca dati giuridica, De Iure, secondo la quale ancora oggi quel significato non appare particolarmente diffuso, visto che si presenta in soli 319 documenti, soprattutto giurisprudenziali, dal 78 al 2016. Ma comunque, diffuso
o non diffuso, conosciuto o non conosciuto, oblato mostra bene la funzione fondamentale che svolge il lessico tecnico: indicare con una sola parola un concetto in modo univoco, senza bisogno di lunghe e pericolose perifrasi. Naturalmente ciò vale per chi quella parola la conosce, cioè per i giuristi, perlomeno per quelli seri, o per chi abbia a portata di mano un buon dizionario e soprattutto sappia come usarlo. Ancora, sul lessico giuridico. Accanto ai tecnicismi specifici ci sono le ridefinizioni, cosa molto semplice, sono parole della lingua comune che nel diritto assumono un significato un po' diverso: confusione, che per noi non significa chiasso, consolidazione, emulazione, azione, eccezione, singolare il caso del possesso, che ha un valore diverso tra il diritto penale e il diritto civile. Fenomeni di questo genere vanno purtroppo aumentando. I giuristi, e qui si torna alla cultura unica del giurista che sarebbe bene far rinascere, risuscitare, i giuristi, tutti presi nei loro specialismi, tendono a dimenticare la loro comune cultura, anche quella linguistica, e alle volte non si capiscono più neppure tra loro. Lo rammentava qualche tempo fa Aldo Travi a proposito dei rapporti tra diritto civile e diritto amministrativo. L'espressione attività contrattuale, che per il civilista evoca tutta la tematica della formazione del consenso tra le parti, della validità, dell'invalidità, per l'amministrativista e per la giurisprudenza amministrativa significa ben altro. Riguarda infatti tutti quegli atti della pubblica amministrazione che hanno come obiettivo la formazione del contratto e non il testo contrattuale e la sua esecuzione. Il rischio di incomunicabilità diventa dunque sempre più forte se appunto non si riesce a recuperare quella comune radice culturale, anche linguistica, che deve essere appunto comune a tutta la scienza giuridica. Per finire sul lessico del diritto, resta da dire dei tecnicismi collaterali e soggettivi, se si vuole usare la classificazione tipica della linguistica. Non servono i tecnicismi collaterali a esprimere univocamente un concetto tecnico, ma solamente a elevare il tono, il registro del discorso, a far capire a tutti che coloro che stanno parlando o scrivendo sono giuristi, cioè appartengono a una categoria, non vorrei dire a una casta particolare, e possono riguardare non solo il lessico, ma anche la sintassi. Alcuni sono assolutamente innocui e molto spesso il giurista che li usa nemmeno si avvede della loro peculiarità. Chi mai tra noi dubiterebbe della comprensibilità tra le persone, non direi comuni, ma tra le persone normali, di una parola come risalente? Continuamente ci imbattiamo nel nostro mondo in giurisprudenza risalente, interpretazione risalente e così via risalendo. Ma provate a definire un articolo un po' vecchiotto, un saggio risalente, parlando con un non giurista. Non capirà alla prima e certo vi interromperà, se ha un po' di confidenza, domandandovi: risalente a quando? Perché avrà familiare lui, il non giurista, solamente la costruzione del verbo risalire e del participio aggettivo risalente con una preposizione a seguita da un'indicazione di tempo, risalente all'antichità, risalente al 1° maggio 2015. Suonandogli a lui, non giurista, del tutto strano l'uso assoluto con il significato di antico. Anche qui un rapido riscontro sui dizionari e su qualche banca dati potrà fornire conferma. L'uso giuridico di risalente con valenza zero, cioè senza specificazione di un complemento, non è attestato su dizionari ed è tipico invece della lingua giuridica almeno a partire dai primi anni del Novecento, del secolo scorso. Talvolta si trova anche sui dizionari, sui quotidiani. Guardate questa frase presa da Repubblica dell'84. Da storico Spadolini conosce bene queste cose, non è davvero cosa da poco che dichiari pubblicamente di volersi sottrarre a questo risalente e pesante impegno. Ma c'è il trucco. Il trucco è dato dal fatto che chi scrive è un giurista, è Stefano Rodotà, e quindi probabilmente, inavvertitamente o meno, ha introdotto nel commento politico una caratteristica tipica della lingua professionale. Altri tecnicismi collaterali invece impreziosiscono davvero inutilmente il discorso giuridico e, se venissero abbandonati, ne guadagnerebbero non solo i cittadini comuni, che potrebbero più facilmente capire il diritto, ma gli stessi giuristi, che potrebbero meglio intendersi tra loro eliminando tutte le artificiosità. Penso a parole come accedere per entrare, ai vari connettivi antiquati o semplicemente di sapore antico come altresì, di talché, or dunque, invece,
vero, orbene, al latinetto, de qua per tabulas, esnunc, estunc. Guardate, anche estuc, e non è l'estuc un refuso di un momento, perché è stato fatto uno studio particolare, me l'ha confessato un amico, sulle sentenze di un certo magistrato, e nelle sentenze di questo magistrato ricorreva continuamente questo estuc, forse era particolarmente appassionato di certi cracker belg, certo, di biscotti, e questo... Posso, ora, non faccio il nome del magistrato perché non lo conosco, però in separata sede posso farvi il nome del magistrato che mi ha raccontato questo, quindi è persona assolutamente, assolutamente attendibile. Naturalmente poi ci può essere anche salvis iuribus, e non so se è peggio salvis iuribus o salvezze illimitate. Comunque, tutti quei vocaboli o espressioni inconsuete, all'uopo con estare per converso ultroneo, che un normal lettore certo non ha nel proprio patrimonio conoscenze lessicali e che non si trovano neppure in qualche articolo di codice, proprio perché non sono termini tecnici, ma servono soltanto a rendere difficile ed elitario il modo di esprimersi di certi giuristi, fortunatamente di non tutti. Un parere. Visto che siamo giuristi, si può esprimere in modo un po' più aulico dicendo un consilium pro veritate, di quelli che un avvocato, fortuna sua, si trova a dover rendere meglio se richiesto da qualche cliente danaroso e che facevano arrabbiare un po' ipocritamente, si deve dire, il buon Andrea Acciato qualche secolo fa. E che si possono i pareri, anzi si dovrebbero, ben dare da redigere per un sano addestramento anche linguistico agli studenti in un'aula universitaria. Un parere è una studentessa che segue con entusiasmo un corso quasi sperimentale sulla lingua giuridica, una studentessa che chiede consigli sulla lingua da usare nella prova, appunto la redazione del parere, che nel corso di diritto civile le è stata assegnata. Ma volentieri signorina, mi faccia vedere il parere. Ecco professore. Contestamento, scusate, lo devo leggere, ma poi vado veloce. Contestamento olografo, Tizio disponeva dalle proprie sostanze in favore dei figli Cai e Sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo, manifestava la volontà di attribuire a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma, via delle Rose, e alla figlia Sempronia un appartamento in Roma, via dei Garofani, nominandoli per il resto eredi universali. Ma, signorina, direi proprio che si possa un po' semplificare la prosa ridondante e ampollosa, senza però questo modificare il contenuto giuridico, perlomeno credo. Così ad esempio, perché usare un riferimento anaforico e il suddetto, come dicono i linguisti, e ripetere testamento nella seconda frase quando, per la vicinanza alla frase precedente, entrambe le parole possono essere omesse senza dubbio pregiudizio per l'efficacia comunicativa dello scritto? E perché poi l'espressione ridondante manifestava la volontà di attribuire, quando si può semplicemente dire attribuiva, insomma. Il periodo potrebbe essere espresso in modo meno più conciso e meno notarile, così, con testamento olografo, Tizio attribuiva al figlio, eccetera, eccetera. Lo leggete, non sto a leggerlo io. Per gli stessi motivi si può risistemare il periodo successivo in quest'altro modo. Signorina, fossi lei, mi regolerei così anche per il seguito. Frasi brevi, linguaggio tecnico sì, ma non inutilmente barocco. Ma professore, mi ha corretto il quesito che ci aveva dato il docente, non la parte che avevo scritto io. Ops. Una settimana dopo torna la studentessa. Ho fatto vedere il parere iscritto secondo le sue indicazioni al docente di diritto civile e mi ha detto che andava meglio prima. I giuristi scrivono in quel modo e bisogna abituarsi fin dall'università. Riops. Ora, come avete capito, questo è un fatterello realmente accaduto, giuro, onore. E con questo siamo tornati all'educazione del giurista novello e al tempo stesso anche a un altro aspetto della lingua del diritto, quello propriamente sintattico, che è quello forse maggiormente di moda anche tra gli avvocati, tra i pratici di diritto in questi giorni, perché tocca direttamente il modo di scrivere in particolare gli atti giudiziari con risvolti, che non riguardano semplicemente la comprensibilità, diciamo, linguistica dell'atto, ma addirittura l'efficacia giuridica, ma vorrei dire meglio giudiziaria. I caratteri sintattici tipici del discorso giuridico, e mi avvio alla conclusione, sono molteplici. Si può iniziare dal cambiamento della posizione di una parola o del verbo nella frase,
contestata aggravanti, impugnata sentenza, doloso preordinazione, nudo proprietario. E questo dipende, in buona parte, dall'influenza del latino, che continua a lasciare traccia nella costruzione della frase e serve talora a marcare, cioè a dare un particolare rilievo a una certa parola, come quando il predicato verbale viene anteposto al soggetto. Avete presente? Ritiene la Corte. Non sempre è possibile tornare all'ordine normale in italiano, che è l'ordine nome-aggettivo, perché talvolta l'espressione in quella determinata scansione ha assunto un significato particolare e talora è bene che l'ordine variato continui ad essere rispettato. Un proprietario nudo non è un concetto civilistico, anche se forse può avere rilievo penale. Si può proseguire con la preferenza per certe forme verbali, ad esempio il famigerato imperfetto narrativo, con l'uso stereotipato di certe espressioni, come ad esempio le sovraestensioni dell'infinito in frasi competitive. Vedete un esempio? Frase che sembra normalissima per i giuristi, ma se la immaginate pronunciata in un contesto diverso, assume caratteristiche molto molto particolari. Non mi soffermo oltre, perché l'accusa sintattica che più spesso viene rivolta ai giuristi è quella di scrivere troppo e di scrivere in modo troppo complicato. Una frase, per giungere efficacemente all'interlocutore, cioè perché possa essere facilmente capita da un giurista o non giurista, non dovrebbe essere più lunga di 20 o 25 parole. Nelle gare poi le frasi del periodo si dovrebbe privilegiare la coordinazione rispetto alla subordinazione. E invece i giuristi scrivono frasi molto lunghe, i giuristi scrivono in modo complicato, con un numero eccessivo di subordinate, spesso con modi verbali non finiti, come il gerundio, con nominalizzazioni, con doppie o triple negazioni, costringendo il povero lettore, giurista o non giurista, a un lavoro pesantissimo e faticosissimo di ricostruzione del pensiero che è stato scritto nel discorso, che è stato espresso nel discorso. Di esempi non c'è bisogno di farli perché sono tutti ben presenti a noi, fin dal momento in cui ci siamo imbattuti nel primo testo di diritto, forse anche un manuale universitario e forse proprio in quello. Ed è pensando ad una prosa di questo genere che Calamandrei invitava i suoi colleghi avvocati alla chiarezza e alla brevità. Il principio è stato, come si sa bene, fatto proprio anche dal legislatore. Linguaggio del legislatore, lasciamolo perdere, ci sarebbe da dire molto anche su quello, ma ho l'impressione che non ci sia troppo tempo ancora a disposizione. E il legislatore dove l'ha introdotto? In primo luogo nell'ambito della giustizia amministrativa, con l'articolo 3 del codice del processo amministrativo, che ha introdotto un principio dirompente: il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica. Dalla giustizia amministrativa questo principio si è esteso anche a quella civile, e anche la Corte di Cassazione ha da qualche tempo cominciato a riconoscere valore al principio di sinteticità, soprattutto degli atti di parte. Come si sa, la materia è una materia di estrema delicatezza ed è in lento movimento. Sono stati firmati protocolli tra il Consiglio Nazionale Forense e la Cassazione sui caratteri linguistici dei ricorsi in materia civile e penale, dicembre 2015. Sono al lavoro commissioni ministeriali per valutare le possibili conseguenze processuali della violazione del principio. Anche se ormai non sono poche le sentenze della Suprema Corte che hanno fatto derivare dall'oscurità dell'esposizione dei fatti della causa e dal carattere confuso e prolisso delle censure mosse alla sentenza impugnata, quindi in buona sostanza dalla violazione del principio di chiarezza e di sinteticità, hanno fatto derivare l'inammissibilità del ricorso. Ecco una sentenza recente che devo alla cortesia dell'avvocato Laurentiis, amico avvocato Laurentiis, che mi ha fornito questo esempio appunto. Non ve la sto a leggere, ma insomma dice quello che ho cercato brevemente di riassumere. Dunque, linguaggio. Attenzione, perché un certo uso improvvido, diciamo così, del linguaggio può addirittura arrivare a incidere a torto o a ragione sulla effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Di questo linguaggio, però, e questo secondo me va detto, che diventa complicato, non bisogna farne troppa colpa ai giuristi. Giudici, avvocati, funzionari pubblici, funzionari parlamentari. Il fatto è, appunto, che nella formazione dei giuristi
non si è mai dedicata la giusta attenzione agli aspetti linguistici. Nei corsi di giurisprudenza, pur essendo tutti consapevoli che il diritto è fatto di parole, alle parole non si dava alcuna considerazione. Si è sempre prestata pochissima attenzione all'educazione alla scrittura e all'educazione alla composizione corretta dei testi. Per molto tempo, lo sappiamo tutti perché in primo luogo l'abbiamo sperimentato sulle nostre spalle, lo studente, dopo aver riposto nell'astuccio la penna per il fatto il tema della maturità, l'andava a riprendere per scrivere un testo solo al momento della tesi. Poi, da giurista laureato, pieno di entusiasmo per le vicende del diritto, se si avviava alla professione forense o notarile, si trovava a imitare nella scrittura la prassi e gli usi dell'avvocato, il cosiddetto dominus, sotto il quale svolgeva la pratica professionale. Se voleva invece vestire la toga del magistrato, non dico calzare, per un facile gioco di parole che è bene non fare, diventava uditore e anche lì, affiancato a un giudice più anziano, inevitabilmente per imitazione ne riproduceva spesso le virtù e altrettanto spesso i difetti scrittori, con il rischio che un vecchio magistrato aveva confessato a Piero Calamandrei, e la frase è molto celebre: la nostra carriera, cioè quella dei giudici, la nostra tragedia è tutta qui, si comincia uditori e si finisce sordi. Se infine entrava a far parte il giovine laureato della pubblica amministrazione, di solito si trovava nella condizione, ricordata molto bene da Guido Meis, di quel brillante e anche letterariamente molto colto giovine impiegato di fine 800, che incaricato di scrivere una lettera se la vide respinta dal superiore perché mancante di quelle frasi ad hoc che formano la lingua italiana ufficiale. Qualche giornata passata in archivio, perché era persona intelligente, a recuperare stereotipi e, per miracolo, il testo riscritto viene approvato con soddisfazione perché questa volta quel giovine aveva scritto come un vecchio impiegato. Fortunatamente, dico fortunatamente io, le cose non che stiano cambiando, ma stanno iniziando a cambiare. Ora, qui non si vuole, anche se forse sarebbe anche necessario, togliere il lavoro alle scuole primarie e secondarie, alle quali spetta per statuto l'insegnamento dell'italiano, anche se, anche sotto questo profilo da più parti, e sono i linguisti che lo chiedono in genere, si chiede che una revisione dei corsi scolastici e si chiede soprattutto che le università diano finalmente una formazione ai docenti di italiano, non solo di storia della letteratura, ma anche di lingua, non dico di lingua giuridica, una formazione più funzionale alla parte linguistica del loro insegnamento. È un'idea che Francesco Sabatini sta ribadendo da tempo, anche da ultimo nel libro appena uscito Lezione di Italiano, perché i docenti, in primo luogo, delle chiamate a insegnare a scrivere la lingua, siano in grado di trasmettere ai loro allievi la capacità di esprimersi oralmente per iscritto in modo davvero efficace e appropriato alla situazione comunicativa. Ma qualcosa si sta cominciando a fare anche in casa nostra, diciamo così, perché in certi corsi di laurea in giurisprudenza si cominciano a offrire insegnamenti anche di lingua giuridica. Gli ordini e le associazioni professionali, forse anche per quelle giurisprudenze o per quelle norme, anzi sicuramente per quelle norme di recente introdotte, si preoccupano anche della cultura linguistica dei loro iscritti, e questo è testimoniato oltretutto dal buon successo dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale sulla lingua giuridica che vengono organizzati. La stessa Scuola Superiore della Magistratura, che è un organo, come sapete, istituito di recente per la formazione dei magistrati giovani e non, ha stipulato la Scuola Superiore della Magistratura una convenzione con l'Accademia della Crusca, in forza della quale magistrati giovani e anziani passano qualche giornata ogni anno alla Villa di Castello, che è la sede della Crusca a Firenze, a discutere di lingua e di lingua di diritto. E infatti gli uditori giudiziari non si chiamano più uditori, ma MOT, magistrati ordinari in tirocinio, forse espressione anche più brutta. C'è solo da sperare che questo clima favorevole alla rinascita della lingua del diritto non sia solo frutto di una passione del momento, ma possa produrre risultati duraturi anche in vista di quella chiarezza e brevità di cui ora si è parlato abbastanza. Insomma, quella chiarezza e brevità, cioè quelle caratteristiche essenziali della lingua del diritto, cioè, o meglio, quegli strumenti di corruttela
secondo Piero Calamandrei, a cui dovrebbero essere addestrati fin dall'università i giuristi, magari appunto attraverso qualche insegnamento specifico di italiano, perché il discorso giuridico possa essere davvero capito non soltanto dai giuristi patentati, ma anche dai comuni cittadini, senza bisogno di specifici intermediari, visto che è in notazione ormai vecchia, vecchissima, ma non stantia, se ancora oggi ce ne stiamo occupando, il diritto come cemento sociale non appartiene solo ai giuristi, ma appartiene a tutta la collettività, ma anche perché il giurista, attraverso il più consapevole uso della lingua, possa tornare ad essere quello che forse moltissimi anni fa era, cioè un uomo di cultura a tutto tondo e non solamente il titolare di un mero sapere tecnico. E dunque allora, corrompete giovani e vecchi giuristi, corrompete. Grazie. Grazie, una chiusura degna di tutta la mattinata, direi. E abbiamo un po' di tempo, sì, abbiamo un quarto d'ora circa per un po' di interventi. Certamente abbiamo detto tanto e non dubito che ci saranno domande, ecco. No, subito. Possiamo solo dire che c'è il confevole. Ecco, all'1.30 c'è un buffet qui fuori, quindi quello è la nostra deadline. Una domanda, scusate, sono fascione di diritto romano. Io credo che non dobbiamo chiederlo al legislatore, cioè dovremmo andare a vedere noi, cercare di fare un'analisi del mercato del lavoro. Ci sono già dei descrittori connessi alle triennali esistenti. C'è un chi è che stava facendo lo studio su, c'è una Tenaris Dalmine che ha promosso uno studio su il mercato del lavoro con anche interesse alle professioni giuridiche. Io credo che si possano raccogliere dei materiali e cercare di vedere, insomma, un'operazione faticosa. Appunto, bisogna riattivare la commissione che a suo tempo era stata nominata dalla conferenza dei direttori e dalla CASAG, raccogliere il più materiale possibile, non tanto dal Ministero, che secondo me non ci dice nulla, ma attraverso i vari enti pubblici e privati di statistica e gruppi che fanno analisi di questo genere, poi ipotizzare, insomma, vedere un po' quali possono essere i flussi, come dire, verso i quali ci possiamo dirigere. Io credo che, considerata il fatto che già dei triennalisti, come dire, che escono da una triennale così molto, diciamo, abborracciata, abbiano un discreto tasso di occupazione, non è un cattivo segnale. E resto convinto che, se appunto noi pensassimo il sistema in modo che la triennale può fermarsi lì, magari per fare delle attività di basso livello, insomma, quindi di sostegno contabile, giuridico, alla piccola impresa che ha bisogno di essere un po' orientata. Insomma, noi abbiamo per esempio costruito un indirizzo della triennale che punta anche sul diritto degli appalti e così, che quindi anche una piccola impresa che fa costruzione può essere interessante, no? Però io credo che la chiave di volta sta nel 2, cioè il 2 dovrebbe consentirci di fare quelle operazioni senza magari fare troppo delle arlecchinate, io penso, ma quelle operazioni che sono state difese dal libro di quello che si intitola La cuisine du droit. Formazione del tank. Christophe Germain. Sì. Prego, scusa, non ti ho sentito. Un'autoformazione.
questione del target, che poi diventa autoreferenziale rispetto alla domanda del mercato. No, noi possiamo ipotizzare che il territorio abbia un certo tipo di domande. Certamente il grosso problema è che noi abbiamo un territorio che non è particolarmente facile. È pericoloso che sia il territorio che si interfaccia col formatore e quindi lo Stato se ne scappa da questa macchina? Non so, io l'unica via che vedo è provare a sentire che cosa vorrebbero questi territori. Sì, è uno step. Certo, bisogna andare, secondo me l'ipotesi della costruzione di una modifica del 3, di una costruzione del 2 è un'ipotesi che richiede tempo, cioè tempo e sforzi, perché richiede un'analisi complessa che poi ovviamente deve essere condivisa, insomma discussa con le parti sociali, chiamiamole così, a partire da Confindustria, le varie Confindustrie locali, le associazioni degli artigiani, non lo so, insomma bisogna vedere un po', mettere a disposizione una serie di possibilità. È chiaro che quello che è stato costruito a Sciences Po mira alto, diciamo mira molto alto a creare appunto diciamo un giurista d'impresa o internazionale spendibile a tutti i livelli. No? Con una formazione molto flessibile, molto internazionalizzato, che fa anche parecchia economia, sociologia, eccetera, eccetera. Io poi non so quel modello, ecco, se quanto mi piace, però è un'idea, è un modo di ipotizzare la cosa. Io per ora vedo solo che come passaggio immediato che dovrebbe esserci è la rimessa in pista della commissione mista della conferenza dei direttori e della CASAG, e magari appunto Giovanni però lo devi fare tu con la designazione di un presidente, e a quel punto ci si mette al lavoro e si vede un po', si possono anche fare ipotesi diverse e poi discuterle, analizzarle, vedere, fare delle simulazioni di impatto, insomma. Però noi al momento, come dire, siamo anche molto indietro nel mettere le mani su, cioè finché si è ragionato nel mettere le mani sulla quinquennale a ciclo unico, vabbè, diventava tutta una questione di un po' più di crediti qua, un po' meno crediti di là. Invece la costruzione di un 3 più 2 è operazione più complicata, perché si tratta proprio di dar vita a un nuovo modello, come dire, un nuovo modello che punta alla creazione di persone che hanno una formazione giuridica, che hanno anche altre competenze e che possano, come dire, spendersi a vari livelli. È da vedere, secondo me, è tutto un universo da studiare, ecco, non è ancora, secondo me, non riesco a dire qualcosa che sia in qualche modo definitivo. Bisogna che il collega Lucchetti designi il capo che si occupi di questa Uslow Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.
in tempi abbastanza brevi, almeno per ragionarci. Dunque, appunto, direi che è stata una buona idea. Prego. Vi chiedo soltanto appunto di presentarvi, magari, perché io sono Valeria Mastroianacomo, diritto tributario, società degli studi di diritto, e sono anche delegata in casa, e mi permetto di fare un'osservazione partendo proprio da una sua sollecitazione, l'esperienza di ingegneria gestionale. Ora, gli ingegneri gestionali sono riusciti a portare in una laurea magistrale, direi, no? Un percorso completo, questa loro caratterizzazione, e consentendo anche di arrivare all'esame di Stato. Sì. Probabilmente per passare da ingegneria gestionale però a ingegneria nucleare servono tanti esami, e probabilmente questo però non è avvertito come un problema. Nel senso che se poi alla fine di un percorso di ingegneria gestionale, che comunque mi porta all'abilitazione, io voglio diventare un ingegnere nucleare, so per certo che devo completare il mio percorso. Ecco, secondo me noi dobbiamo guardare questa esperienza per la laurea magistrale, nel senso che non dobbiamo mantenere la caratteristica, cioè rimanere in quell'esoscheletro che ci consente, in base attualmente agli schemi ministeriali, di accedere alle professioni forensi, senza perdere nulla nella formazione di base. E forse in questo noi siamo più ingessati degli altri. Quando ci siamo confrontati in casa, per proprio questo è il dato che emerge. Allora la L14, cioè la cosiddetta triennale, serviva proprio per uscire da questa impasse, e quindi riuscire a rimanere nella triennale con degli elementi di base e poter poi avere una conformazione quasi per lo più totalmente piegata alle esigenze del territorio, che sono le più variegate. E in questo anche l'esperienza di Bergamo mi sembra sia rispondere a un'esigenza specifica di guardia di finanza, di realtà che esistono sul territorio. Però rispetto a questo ci sono due dati, cioè noi riusciamo a fare questa operazione sulla triennale dove altri sono riusciti a fare sulla quinquennale, perché da un lato abbiamo ingegneria gestionale, dall'altro abbiamo Loaded Economics nell'ambito di economia, che guarda caso, e non sarà un caso, vanno a erodere proprio ambiti che sono tipicamente di giurisprudenza. Cioè la bellissima laurea in ingegneria gestionale, così come quella in Loaded Economics, ha eroso di fatto, anche statisticamente, proprio il nostro bacino di matricolati sulla triennale. Quindi un intervento sulla triennale, che più è quello che si avvicina all'esperienza degli altri, in realtà si colloca su un segmento che è diverso dagli altri, perché gli altri sono riusciti a erodere il nostro settore rimanendo sulla quinquennale, mentre noi potremo cercare allo stato attuale di recuperare terreno solo sulla triennale. Ultima conclusione in ordine, considerazione in ordine all'ultima relazione. Forse uno spunto su cui, e questo diventa una domanda, spesso e volentieri a noi viene chiesto di scrivere tanto, a volte di scrivere troppo, anche al di là del concetto che si vuole comunicare. Cioè molto spesso l'Accademia richiede una produzione di pagine che è esorbitante rispetto al concetto che si vuole scrivere. E se posso, e poi mi taccio perché sennò questo diventa un suicidio, mi sembra che in questa direzione spingano anche certi tipi di valutazioni, certi tipi di richieste di prodotti e certe nuove tendenze nella valutazione dei prodotti stessi. Grazie. Grazie, prego. Leo Peppe, ex Roma 3. Permetto che non mi riferisco a...
Certo. Non che debba rispondere necessariamente, però una considerazione. Un po' il mio discorso era di autocritica, perché cioè anche più di un po', non l'ho detto forse così esplicitamente, anzi io avevo in mente ovviamente molti miei colleghi che a mio parere applicano quel metodo che danneggia molto gli studenti a volte, perché ci sono esami quasi insuperabili, perché il famoso assistente boccia perché non viene ricordata una cosa assolutamente secondaria, e io ritengo deleteria la mentalità che trasmettiamo in questo modo ai nostri studenti. Quindi avevo in mente proprio questo, ma in generale, questo forse emergeva più nella conclusione che un po' tutta la relazione, la mia idea è che noi trasmettiamo del diritto, cioè il diritto è ciò che noi pensiamo che sia il diritto, quindi qui siamo noi chiamati in causa, non tanto il legislatore. Il modello bocca della legge, che è un modello, lo sappiamo tutti, irreale poi nella concretezza, quando lo trasmettiamo e lo rendiamo modello formativo, è perché noi lo facciamo, cioè noi attribuiamo al diritto certe caratteristiche. Il diritto di fatto è ciò che noi pensiamo che sia il diritto. Ora, senza fettersi a fare qui considerazioni di epistemologia o di scienza, di filosofia della scienza, ma ormai certamente una cosa possiamo dirla, che il diritto non è un oggetto determinato, esterno, cioè lasciamo perdere, molte sono le considerazioni che si potrebbero fare, ma su questo credo che ormai siamo tutti d'accordo. Il diritto è ciò che noi facciamo che sia il diritto, quindi a voglia se c'è da fare autocritica e considerazioni che vanno in quella direzione, quindi totalmente d'accordo. Però mi sento di averlo fatto un pochino, forse non l'ho esplicitato troppo, però pensavo di averlo fatto, ecco. Allora, io credo che questa mattinata sia stata abbastanza densa e che comunque, avendo pensato con gli organizzatori il seminario in maniera unitaria, tanto che appunto la tavola rotonda alla fine vedrà questa dialettica anche con altri attori di questo spettacolo, e allora direi che possiamo congedarci qui. Vi ringrazio, ci vediamo. No, passo la parola. Non prima di una comunicazione tecnica: uscendo qui sulla sinistra c'è un banchetto, chi volesse iscriversi, che non è già iscritto, qua molti soci sono presenti, se poi vuole informazioni su che cosa sia l'Istituto Betti chiedete a me, che ve lo... Che è lui. Grazie. Che sono... Grazie. Svegliati, Avvocatura.